La realizzazione di questa cassetta, di questo videotape, ha comportato un grande sforzo editoriale, ma era, diciamo, nostro dovere realizzarlo, sia per dare a voi tutti una testimonianza che può rimanere negli anni, perché l'evento ha dello storico, nella vostra libreria, sotto il vostro televisore, vicino al vostro videoregistratore, ma anche per dare un grazie, per dire un grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato con la nostra emittente per la realizzazione delle varie partite, ma soprattutto della famosa trasmissione Il pallone rotondo. Un grazie dunque va ai giovani Alfredo Auspici e Franco Polimeni, all'avvocato Branca e perché no a tutti i tecnici che con loro hanno collaborato per la realizzazione di quella trasmissione che ha condotto al chistisimo, chi non conosce ormai, dovunque noi si vada, dovunque noi si parli, taluno ci apostrofa con chistisimo. E questo può essere sicuramente un buon auspicio. Un buon augurio perché la città di Reggio Calabria faccia dell'evento sportivo un evento che rimanga nella storia non soltanto per lo sport. Grazie dunque a tutti quelli che hanno collaborato, dal primo tecnico fino all'ultimo, dal primo giornalista fino all'ultimo, dal direttore a Auspici e Polimeni e Branca. Grazie a voi tutti, ma soprattutto grazie alla regina. Nella gara del gusto vince chi va piano. Mauro, il caffè a tostatura lenta. Let it be. Let it be. Let it be.
Conosciuto i ragazzi, conoscevo già il presidente, ho conosciuto i ragazzi, mi sembra una squadra giovane, a parte che l'anno scorso è stato un bel campionato, quindi credo che per Reggio sia importante aver disputato un campionato da protagonista. Io auguro alla Regina di migliorare ovviamente quello che hanno già fatto di buono l'anno scorso, credo che ci sia molto entusiasmo notato, oltre che a un ottimo tasso tecnico, insomma incrociamo le dita, io di solito porto fortuna, quindi mi auguro che la Regina, mi auguro di tornare l'anno prossimo e dire però bello, ancor più bello il campionato dell'anno scorso. Ricordiamo che hai presentato la Francia dopo quest'estate. Prima sì, è vero. Pensa che no, così ho detto chissà, vuoi vedere che questi vincono il mondiale? Sì. Oh, l'hanno vinto. 1, 2, 3. Io a Regina l'hai un tuo cuore. Ciao Reggio TV. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna buonasera. La Regina, 98-99, secondo lei è una squadra competitiva o no? Subito non si può dire, bisogna vederla. Passiamo fra 10 minuti, ce lo dici? 10 minuti, fra un quarto d'ora, se ancora non l'ho vista, che devo dire? Quindi lei ancora non l'ha vista, giriamo, non l'ha vista lei? No. Quindi, però stando a quello che ha letto sui giornali? I giornali non ci credo, devo vedere con i miei occhi. Quindi bisogna aspettare, vedere? Certo, e poi parlo. Quindi adesso lei con quale cosa è qui? Non si lascia prendere da questo entusiasmo, Serie A, che non salta e cose in tiro. Anzitutto per me va bene già rimanere in categoria. Con l'aiuto di Gesù Cristo e di Possanzini siamo in Serie A. Una squadra sulla carta che non è certamente da Serie A. Sulla carta, possiamo parlare sulla carta, è una squadra. Non giochiamo sul campo, sull'erba, non sulla carta. Sulla carta è una squadra di media classifica, secondo me. Quindi lei già, senza vederla, ha già giudicato? No. Stai dicendo che è da mezza classifica? Sto parlando sulla carta. Quindi a lei ha detto, ai giornali non ci credo. No, sono i giornali. No, i giornali, io. La sua carta. Io oggi. Delle carte. Ma delle carte di... mie che non sono quelle ma dei giornali. C'è una carta, lei ha nominato la carta. La carta, cioè io ho delle referenze. Vediamo se indoviniamo che carta è. Lottispano. No, io voglio dire, quando si inizia un campionato di Serie B, ipotesi, le squadre favorite sono sempre Torino, Napoli, Genoa, eccetera, eccetera. Ogni su, anno. La carta. Poi il campo, magari sarà la Ternana, per dire, o la Lucchese.
è inutile. La regina. La regina può salire, ma non può salire sulla la regina. Prima di tutto non bisogna parlare di Serie A. Certo. Chi non salta Juventino? Chi non salta Juventino? Ma lei era calmo durante la presentazione ufficiale della squadra. È rimasto calmo fino a ieri e adesso si esalta. E ora l'orgasmo è arrivato al punto giusto che siamo alla fine. Là eravamo all'inizio. Sulla gara dobbiamo andare. Ora è orgasmo amaranto. Quindi... così piano piano al 3 l'esplosione per un'annata meravigliosa della regina calcio, insieme tutti, della regina calcio, sulle mani tutti, tutti su, tutti, tutta la piazza, su, 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 il capitano! Compari, compari, baciamoci, compari! Come stai? Bene, bene, ti vedo bene. Bene. E allora, un capitano malato. Allora, Rivera era il capitano del Milan, aveva i piedi buoni. Mazzola dell'Inter aveva i piedi buoni. E Causio, insomma, tutti i capitani avevano i piedi buoni. La regina, un capitano con i piedi di pompa. Perché? Misteri del calcio, non tutte le ciambelle sono col buco, non tutti i capitani escono con i piedi buoni. Check, è Serie A allora. Ma anche di più quest'anno, di più. Arriveremo primi alla Juve. Dammi un bacetto. Ciao. Una bellissima festa. Il merito è anche del sindaco perché ci ha permesso domenica di giocare allo stadio e quindi e poi è il primo tifoso, quindi... Cioè anche lo stadio speriamo che insomma ci permetta di poter portare tutta questa gente, perché è importante riempire una struttura di 28.000 posti come quella che sta avvenendo. Signor sindaco, però parlano, però poi la Serie A non ce la vogliono dare. Verrà una serata come questa, così entusiasmante, sotto la stella di Morabito, che in Serie A pure lui. Il sindaco ha chiesto espressamente, per 2 anni foto non mi si faccio i palazzi, basta che ci porta in Serie A, è vero o no? No, qualche attico, non palazzi no. Sempre per i risparmi della nonna. È un benefattore, a Reggio c'è il problema della casa, lui fa i palazzi per voi, si apre i negozi per dare lavoro. E può pagare le tasse. Presidente, allora un altro anno in Serie A. Questo che sia un augurio. Bocca al lupo. Il dottore Benedetto non vuole parlare, perché? Un pensiero su questa grande regina. Parliamo di donne. Ecco, il dottore non vuole parlare. Non posso regina. Parlare di donne perché è argomento che non tratto. Che donne? Non lo dica perché poi tutto il Reggio sa. Il dottore. Dottore, io. Neanche questo tempo. Ci faccia fare lo scoop pieno di musica. È contento che le bancarelle verranno messe vicino al porto? Non ho idea di questo. Le bancarelle allora. Non so io che bancarelle. Non ci ho potuto parlare niente, dottore. 3x3. Non stiamo parlando di regina. No, la regina non. Cosa non ne pensa di Clinton? Monica. Ma scusami una cosa, mi puoi lasciare in santa pace? Perché so già che tu registrerai e poi usarmi. Chissà che cosa metterai. Assolutamente. Lei ci potrebbe subito querelare, noi accetteremo con onore la sua querela. Come sapete che non vi avrei querelato mai. Spettacolo d'arte, pari. Ma lei è contento di questa squadra? Non l'ho vista, che ne posso dire? Guarda, tenna vita. Se vanno i palazzi. Veramente si vede. È un fatto acclarato questo, non c'è ombra di dubbio ormai. Solamente che mi pare che con oggi sono 12 anni che mi pare sia da calcio. E l'abbiamo strappato. No, è una storia di sempre. Tutti i presidenti della regina sono fatti i palazzi. Dicono no, la io, gente. Quelli che mi hanno preceduto posso dire di avere potuto toccare con mano tutti i problemi economici che personalmente hanno avuto. Di quelli posso testimoniarlo io.
perché ho avuto la possibilità di controllarlo e so benissimo quanto i miei predecessori hanno patito, di questo sono sicuro. Un'ultima domanda, quanto avrebbe pagato quel giorno a Pescara per andare in Serie A? Pieno di musica. Una domanda così sciocca che non... soltanto io potevo fare, lo so. No, non ho capito. Secondo te che cosa avrei dato? Avrei dato un braccio? No. È ovvio che avrei dato tutto me stesso. Non ci sono riuscito a fare una Serie A per la regia in un futuro. Io mi auguro e ci spero sempre. Mi sono convinto che per come sono organizzate le cose, perché qui è un problema di società, non è un problema di singoli o di squadra, è un problema di società, prima o poi arriverà. 3, 2, 1. E allora Alfredo Auspici, sei oggi al Sant'Agata per assistere a questo allenamento della regina, come mai? Diciamo sono molto emozionato perché è l'allenamento prima dell'inizio del campionato, quindi speriamo di partire bene. Cosa ti aspetti di questa regina quest'anno? Ma diciamo partiamo così per fare un ottimo campionato, poi in strada facendo l'appetito viene mangiando. C'è qualche giocatore del passato che ci vorrebbe quest'anno in squadra secondo te? Ma stiamo a vedere questi, poi vedremo, magari in corsa poi cambieremo. Va bene, grazie. Prego. Due figli di puttana. È vero che hai detto al mister che se non ti mette nella formazione titolare a Lecce spacchi tutto? Sì, veramente, perché spacchi tutto veramente, questo è giusto. Hai detto, tu avresti detto che porteresti gente buona nell'Africa qua per farli richiamare. Sì, è vero. Ricordiamo che appartiene a una bella famiglia africana tu, sì, gente di rispetto e che è orgogliosa di avere un suo figlio che si farà strada nel campionato italiano di calcio e raggiungerà la Serie A con la regina, è vero? Sì, speriamo, questo è il mio sogno, vuoi raggiungere la Serie A con la regina, questo è il mio sogno. Die, in bocca al lupo. Grazie. Ciao magico Die. All'ascolto, buon pomeriggio, ci troviamo al De Blasi, siamo venuti a seguire queste fasi dell'incontro, inizia il campionato, la regina però ci comunicano che è già in svantaggio per una rete a zero, ha segnato Margiotta al quinto, cioè 5 minuti fa. Franco, dai che pareggiamo. Franco, ancora sono le 4:10, dai, andiamo a vedere cosa succede. Franco, Margiotta. Eh? Margiotta. Che? Margiotta, niente, 1-0. Vabbè. E dove sono? Potevi iniziare meglio, però non fa niente. Franco, dai, ripigliati. Chi sei? Mamma. No, che mamma, io mamma, Alfredo, Reggio TV. Cucù, Reggio TV. Ciao. Un tifoso doc, eccolo qui, l'abbiamo fermato. Buongiorno Don Salvatore Nunnari, come sta? Con chi parlo? Con chi parla? Con quale emittente? Con quale radio privata? Reggio TV. Reggio TV, guarda, un solo dispiacere che oggi non posso assistere alla partita. Ho un'altra funzione religiosa purtroppo triste, un funerale in chiesa. Questo ci dispiace. Però auguro alla mia regina un'ascesa sempre più forte. Ma la sua, quindi non è di Foti la regina, è sua quindi. La regina è dei regini, anzi è dei regitani. Auguri. Don Salvatore, la Madonna può aiutare la regina? Ma guarda, la Madonna si interessa di cose più alte, credo. Serie A. La Serie A per... No, dico, la Madonna si interessa di Serie A. Sì, perché i suoi cittadini siano di Serie A. La squadra può diventare di Serie A. La Madonna vuole che i suoi cittadini, i cittadini di Reggio, siano di Serie A. Don Lunari, si ricorda quando ci prendeva dalle orecchie per farci venire in chiesa? Non ci ha fatto mai giocare. È stata no, lei. Questo non è vero, ho creato i campi da gioco. Dico che c'è una cosa, ogni tempo c'ha la sua occupazione, c'è il momento di pregare, c'è il momento di giocare, c'è il momento di studiare, il momento di essere seri, il momento di essere anche burloni. E anche grazie a lei, oltre ai nostri genitori, siamo cresciuti così. Io ringrazio il Signore che siamo cresciuti insieme, perché mentre io vi ho dato qualche esempio, voi mi avete dato tanta e tanta partecipazione di amicizia che mi ha fatto crescere come cristiano e come prete, e questo è importante. E allora le vogliamo dare un bacio. Ciao. Bocca al lupo, ciao. Grazie.
questa regina va in Serie A. Heidi, Heidi, lì sorridono i monti. Heidi, Heidi, le caprette ti fanno ciao. Aci, picchia, questo mondo fantastico. Heidi, Heidi, piccola come sei. Senti, a Brescia che facciamo? Andiamo a fare la nostra partita. Loro sicuramente ci attaccheranno perché sono 3 punti dietro. È un'occasione d'oro per loro agganciarci. Noi abbiamo 2 risultati su 3. Quindi abbiamo 2 risultati su 3, perché il pareggio vorrebbe dire mantenere le distanze. Al contempo, diciamo, certo, metti la firma per il pareggio. Però non bisogna partire per pareggio. No, perché sennò è un pareggio. Metti la firma. Diciamo, quindi meglio, molto meglio. Tutti se vinciamo strappiamo tutto. Strappiamo non tutto. Ti sei impegnato per impegnato per niente. Come on with me, man. Te la ricordi questa? Sì, me la ricordo. Era la tua firma? Per il pari. Per il pari. Adesso che abbiamo vinto, o la strappi oppure la strappi. Togliamo 2 punti alla vita. Strap, no. No, la strappa da nuovo. Strappata, ok. Ciao! Allora? Bravissimo! Tutto bene? Ho visto la vostra trasmissione registrata. Ah, l'hai vista? È piaciuta? Bene, chistissimo. Chistissimo. Il pallone è rotondo o no? Non lo so, no, tutte e due le hai viste. Davide! Hai accarezzato la maglietta, Sì, l'ho fatto vedere a tutti. Purtroppo non l'hanno inquadrata da vicino, però... Però si è visto il pallone, col punto interrogativo. Si è visto il pallone. L'importante è quello. E si è visto che sei brasiliano veramente. Ma che Brasile? Dai, hai fatto un'azione veramente da Tita. Tita faceva quelle cose. Tita? No, sono zia. Zia Tita, mia zia. Mi fa piacere, Comunque l'avevi promesso per la seconda volta, ecco. E l'hai mantenuto. Ecco. Come noi del resto, perché noi... abbiamo detto, quando segni... Ti diamo. La cassetta, infatti, voi la prima volta non mi avete portato la cassetta, la seconda volta giustamente non l'avete portata. Signore e signori, ecco la cassetta! Bossanzini Show! No, veramente, non ci credo neanche là. La grande. No, vedete così, perché la penna si è bloccata. Davide, è Brescia. Prometti che fai un gol. No, dai, dopo. No, dopo troppe volte, si può promettere tutte le volte. Comunque la cassetta non è completa. Mancano i tuoi gol, soprattutto gli ultimi, quelli che farai da qui a Torino, naturalmente. Ah, non potevamo. Ci sono almeno i 2 che ho fatto quando ho promesso. Ci sono quelli che hai promesso, ci sono dei servizi speciali su di te, c'è la tua promessa, c'è il servizio su Rai 3. Fa piacere, molto piacere. Però a noi farebbe piacere se tu continuassi a segnare. Anche a me. Farebbe molto piacere, ma tanto. E prometti, vai. Prometti. Mettilo per Brescia, dici, prometto che a Brescia è caduta la cassetta. L'emozione. Prometto. No, dai, forse. Devo promettere per forza. Prometto che a Brescia. Prometto che a Brescia farò un gol. Oh, non c'è 2. Ciao Davide. Non si dice, però. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi mi scoppia il cuore, e allora resta con me. Oh, resta con me. Allora, 5 tappe alla conclusione, adesso c'è il Gran Premio della Sila, una salita, poi ci sarà un'altra cima, Coppi, fra 2 tappe, intervallate da 2 tappe più semplici in pianura, e poi finire con l'ultima a cronometro. Sicuramente il Gran Premio sarà difficile, però questa squadra aveva dato dimostrazione che in salita riusciva a tenere bene il passo. Credo che si stia preparando bene per il rush finale e per il volatone finale.
Negli anni, fine anni 50, ci fu uno scambio di borracce tra Bartali e Coppi. Ci potrebbe essere anche domenica in questo Gran Premio uno scambio di borracce? Credo che l'altra borraccia sia vuota e quindi non accettiamo borracce che non ci possano far bene. No, non credo che ci possa essere scambio di borracce. Coppi e Bartali erano due grandi campioni che si aiutavano. I due corritori di domenica non credo che si aiutino. Direttore, la maglia rosa gliela metteremo a Torino o no? Se la prepari, credo che alla fine riusciremo ad essere tutti, tutti noi regini maglia rosa. Non è una partita facilissima quella di Cosenza. Come la affrontiamo? Come sempre, non ultimamente, speriamo. Speriamo di fare bene invece. Tu dopo il gol farai così verso il pubblico del San Vito, no? Dopo il gol di Artico? Dopo tu, se tuo di testa. Ah, dopo il gol. Se lo faccio al 90esimo e siamo ancora sullo 0-0, sì. Perché se no me la cago. Così. Se no me la cago. Sí.
ma nel mio cuore adesso stiamo un po' seri perché vorremmo che tu esprimessi le tue parole su Fanfani. Qua è Fanfani. Il ministro, l'ex ministro de? Senatore a vita. Senatore a vita. Non ride, non si ride su queste cose. Due parole su Fanfani. 15 milioni al mese guadagna. Taglia. È scattata l'operazione, diciamo, contro la regina? Già iniziato. Non è che ha scattato l'operazione, però cioè, io col quarto uomo non ho avuto niente che dire. E lui ha detto che io gli ho riferito frasi ingiuriose. Possiamo ripeterle queste frasi? Non si possono ripetere perché non gli ho detto niente proprio. Che frasi dobbiamo dirgli? Forse lui si aspettava. Eppure 5 milioni di multo ho preso. Lui forse si aspettava qualche parolina, sai? Il quarto uomo è messo lì, è da solo. Magari si aspetta qualche parolina e tu. Allora, posso dire una cosa? La prossima volta gli dico veramente, così almeno vengo squalificato per qualcosa. Ecco. Eppure gli ho pure chiesto scusa alla fine. Se non hai detto niente. Di niente, no? Gli ho detto guardi uomo. Che io ce l'ho su con l'altra panchina. Lui sì, non ci sono problemi, per me è finito tutto qua. E mi ha squalificato. Quindi come si chiama questo quarto uomo? Non mi ricordo. Quarto uomo. No, non si può dire, non mi ricordo, non si sa. Quindi Jacopino non ha fatto mica nazionale. Jacopino non poteva fare niente il dottor Jacopino, poteva. No, dovete chiederlo a lui, perché lui ha tutti amici all'interno degli arbitri, così a tutti amici, ma non. Quindi Jacopino è quello che aiuta a fare le partite. No, tutto Jacopino penso abbia fatto molto per non farmi prendere 4 giornate, perché questi qua mi sa che volevano farmi pigliare 4 giornate addirittura senza aver fatto niente. Però hai chiesto scusa, c'è uno che non fa niente. Ho chiesto poi scusa per niente, ho dovuto chiedere scusa a una persona a cui non ho detto niente. E vabbè, comunque vale lo stesso. Vale lo stesso, chi non salta è Trevisano, Allora. Arriva il Treviso. È arrivato già? No. Dico, arriva il Treviso, vai tu o pigli? No, non lo so. Qualcuno deve andare. Andiamo a Mazzone. Andiamo a Mazzone, dai. Ecco. Sono forti loro. Perché noi no? Sì, però loro hanno più punti di noi, hanno 7 punti più di noi. E domenica sera ne avranno addirittura 4 più di noi. Poveri loro, che dobbiamo fare? Mi sembra che mettete in imbarazzo una parte dall'altra, incredibile. No, allora dai, parla tu, a piacere. Sei padrone dell'area di rigore, tu, adesso ti fai mettere in imbarazzo da noi. Ma ci volevi a noi come terzini? No, volevo come attaccante. Tandem d'attacco. Tu la punta centrale e lui il fantasista dietro. L'ultimo passaggio. È vero, proprio così. Sì, pallone rotondo. Allora, un pare di come Simo? Siamo messi buono per questa settimana. Siamo bene, siamo a posto. Come a Brescia? Andiamo lì per fare una partita. Speriamo a ciumare a Mosolevo a Brescia. Candria! Vieni qua. Sì. A ciumare. A ciumare a Mosolevo. Ho imparato anch'io la tua lingua ormai. Sì. No. Tranquillo, andiamo là per fare la partita, tranquillo. Quindi andiamo, cioè quindi io a Brescia, andiamo. Sì, andiamo. Ma solo a Brescia andiamo? No, andiamo su. Chi non salta è un bresciano, Chi non salta è un bresciano, Ma non sei di Brescia. Il lupo! Allora Martino, i lupi! Martino, allora non giocherai domenica? Meno quindi. Male, almeno si vince, no? Ma come mai? Uno sì, uno no? Ma mi metto d'accordo con gli arbitri prima della partita, che fai? Mi fai giocare oggi? Gli dico che sono in difesa, no? Lui mi dice mi fai giocare, sì. Al lupo 2. Napoletano. Senti, lupo. Ma per il fatto che tu hai una certa età è meglio che fai una partita. Chiaro, no, una certa età. Che si mettono a mettere avanti, no? A te! Martino, domenica giocheremo con l'Andri. Tu la vedrai dalla tribuna. Dalla curva. I veri tifosi sono la curva, tutto rispetto alla tribuna. Quindi andiamo tutti in curva domenica. Mi sembra logico, no? Che canteremo? In serie. Bisogna vincere.
bisogna vincere domenica per andare in Serie A, eh. Una buona parte l'abbiamo fatta a Brescia, però se non vinciamo domenica il lupo se lo accorza. Domenica dobbiamo fare un lupo così a Landia, forse non ha capito un cazzo. Grazie Pina. E la Giargianini San Patrignano. Allora, Mimmo Briano, allora sì. Abbiamo vinto a Brescia una partita, non dico decisiva, ma è importante la vittoria di Brescia. Sì, ma adesso è passata, è andata a Brescia. Adesso mo c'è l'Andria. Mo c'è l'Andria. Che è una squadra difficile. Sì. Pugliese soprattutto. Pugliese. C'hanno pure... Pizza pugliese. Quali ingredienti trovi sopra? La cipolla, la chiappera, alici, a pumaroro, e rumignani. Pizza Briano. Acquistate la pizza. Chi non salta è un agnese, chi non salta è un agnese. Se un'altra vita ci sarà, condotta benissimo, avete vinto anche contro la Primavera. Meno male, ecco. Non siamo inguaiati. E domenica c'è il Cesena. Il Cesena? In testa coda. Perché stiamo primi? E il lupo! Come va? Allora rientrerai. Non stanno passando. Ma rientrerai. Forse. Il lupo! Il lupo! Lupo! No, lupo! Lupo! Senti, parliamo dei tuoi cugini. Dei cugini cosentini che stanno male. Il Cosenza, il Cosenza. Perché stanno male? Napoletano, siamo un tifoso del Cosenza. Non è vero. Non è vero, questo lo possiamo testimoniare noi. Ugo. Che c'è? Regina Cesena, è una partita molto dura. 0-0 stiamo. 0-0 adesso. Adesso. Però domenica? Domenica? Domenica speriamo. Sblocchiamo subito. Sblocchiamo, ma dobbiamo sbloccarlo subito il risultato oppure dobbiamo pian pianino? Aspettare. Bisogna avere pazienza, secondo voi? Me. Che dite? Ma io direi subito. Come bete? Subito, così. Ugo, come mai questa squadra è quinta in classifica e ci sei tu in mezzo? No, non gioco. Meglio, no? Rompimi gli occhiali. Però domenica giochi, no. No, ieri puoi spezzare in due. No, che spezzare. Che spezzare. Ma poi alla fine ci vuoi un po' di bene, anche se c'è. A voi. Ciao. Allù! Quale avversaria teme di più fra Atalanta, Lecce, Pescara? Sono tante. La verità, Io temo un duo. Atalanta e Pescara. Eh? Atalanta e Pescara. Ma tu sei l'Atalanta e lui è Pescara. Il duo, noi.
raccontaci la fortuna sfacciata che hai avuto nel fare quel gol. Cioè, allora, due sono le cose. Hai preso palla sulla fascia e questo lo fa un campione. Poi sei andato avanti, hai fatto una cavalcata di quelle vincenti. Adesso cross, ora cross. In progressione hai fregato il tuo uomo e questo lo fa solo un campione. Hai tirato al limite dell'aria, cioè poco appena dentro, e questo lo fa un campione. Hai segnato e lo fa un campione. Non mi vuoi dire che sei un campione? Sì, sono un campione. Sinceramente, dopo questo gol sono un campione. Perché non ne hai fatto un altro dopo gol? È facile farne uno, due ne dovevi fare. Lo so, purtroppo speriamo di non dire niente, speriamo di rifarlo in un'altra occasione e di con questo gol diciamo di dare 3 punti alla squadra. Allora quando appena fai il gol che sarà decisivo lo devi dedicare a noi, Marica e Fufi. La buono? Sì, prima lo faccio, dopo ve lo dico. Grazie, andiamo insieme, Pinciarelli su Provo. Non lo so, Candiva Pumaro. Io so quella della Tigna. Ecco. Come che fa? Tignusetto. Tu mi chiede pellegna, se ti prende Bastro Castagna, te rompe la Tigna. Tignusetto non chiede pellegna. E segna sempre. Ciao. Ciao, Pincio. Vorrei diceste ad Artico che è un grande e che il rigore o le occasioni sbagliate non diminuiscono il suo valore, perché chi è grande, e lui lo è, rimarrà sempre tale. Firmato mia madre Lilia. Io ringrazio molto Lilia. Chi è Lilia? È una telespettatrice. Ringrazio Lilia perché niente, mi fanno piacere queste dimostrazioni di affetto nei miei confronti. Comunque diciamo la verità. Nonostante gli errori commessi domenica pesanti. Ma Lili ha capito evidentemente che tu sei un galantuomo, perché non te la sei sentita di realizzare un rigore che forse non c'era. Tu vuoi andare in Serie A però in modo onesto. Esatto. Poi ho preso diversi soldi dalle altre squadre, quindi. No. Poi voi eravate. Stavo dicendo che il rigore non c'era, che Possanzini si è tuffato. Noi vogliamo andare in Serie A senza rigori, perché noi 10 anni fa siamo andati. No, ma ho sbagliato anche il colpo di testa. E anche senza colpi di testa. No, il colpo di testa avrebbe sbagliato anche Gigi Riva. Ma voi eravate alle partite? Sì, noi eravamo alla partita. Portate bene come suo pago. Cioè ti tagliamo, cioè, il malocchio. Te lo togliamo il malocchio? Sì. Eh? Sì. Dai. Chiudi gli occhi. Dai, non fate cazzo. Chiudi gli occhi. Guarda che sono grosso. Chiudi gli occhi e concentrati. E allora ripeti: chi ste upani? Chi ste upane? Chi stupisce? Chi stupisce? Se malocchio. Se malocchio. Me sparisce. Me sparisce. Neddu, neddu, neddu. Neddu, neddu, neddu. Questo curnuteddu. Questo curnuteddu. E te sento quando scini spa. Corso senza guardare. Intanto sei nei primi 10 centrocampisti della Serie B, ma tu non eri vecchio 10 anni fa. No, dopo 9 anni, l'hanno capito. Ce la fa o l'accompagno? Ce la faccio. Forza Cavalieri. Grazie. 10 quarantenni della Serie B. Naturalmente sei triste, sei fuori e sei triste, quindi dobbiamo cantare Tristezza. Tristezza, quel valore vai via. No. Bocca al lupo, ciao. Grazie. Ciao. Allora riprenderemo contro il Cosenza, così come si aspettano i tifosi. Vabbè, si aspettano tutti i tifosi della regina, quindi speriamo bene. Per questi due poi. Tomic, abbiamo perso ad Atalanta. Mia colpa, ho sbagliato le occasioni per gol. Hai sbagliato tu? Io ho sbagliato primo tempo, dopo 1-1. Ho sbagliato questa occasione e dopo. E come è finita la partita? Ad 1 per loro. Ah, abbiamo perso. Sì. È dura adesso contro il Cosenza, loro vogliono vincere. Sì, anche noi. Dobbiamo entrare e fregare il posto a qualcuno che insomma adesso sta andando bene. Finché va bene è giusto che giochi chi sta giocando. Poi è giusto, tu sei. Hai approfittato perché sei stato male. Tu sei un ragazzo di Calabria, tu devi giocare. Perché tu solo sai cosa significa Regina Cosenza. Io lo so. Domenica devi giocare tu. E spero di entrare e di fare gol. La ex giallorosso pure. Giallorosso, c'è una grande rivalità anche là. Quindi dobbiamo ribaltare entro domenica o Tomic o Artic, un attentatino.
Fate voi. Facciamo noi. Eh? Tu ci stai. Allora. Bocca al lupo. Grazie. Questa regina va in Serie A. La regina calcio. Analizzate gli eventi considerati gli ultimi risultati ottenuti, cosciente del proprio ruolo e intendendo profondere ogni sforzo utile a raggiungere massimi e importanti traguardi, ha ritenuto di dover sollevare dall'incarico di allenatore il signor Elio Gustinetti. Maciste al posto di Gustinetti e Don Ercole al posto di, esatto, Don Nunnari. Bellissimo. Esatto. Quindi bellissimo. Dovremmo riuscire a perforare la difesa orobica. Speriamo che tutto va bene. Vuole mandare un messaggio, Bolchi? Insomma, io ti saluto e auguriamo che tutto procede bene. Tuo amico Marra. Marra, quindi tuo amico. Tuo Marra. Voi cresciste con Bolchi? Come non si cresce? Arrivederci. La saluta amico Marra. Gustinetti Bolchi, com'è vissuto da un uomo come lei? Ma ho delle perplessità, che volete che vi dica? Dove? Dove? Eh? Dove? Come dove? Lei ha delle perplessità. E dove ce l'ha? Nella opportunità del cambio, evidentemente, nell'improvvisazione e in queste cose. Ma secondo lei Maciste Bolchi può dare alla regina quell'input affinché possa concludere questo campionato con la promozione? No. E perché? Perché per me andava bene pure Gustinetti. Ma non si chiama Gustinetti, Gustinetti. Gustinetti, come cavolo. Vabbè, si chiama? Ma dopo quello che ha fatto, secondo me meritava di andare via. Sì, lei non lo sa forse. Perso. Cose personali. Usciva di notte, ci suonava i campanelli cristiani e fuiva. Ah beh, queste sono ragazzate che. Che un allenatore serio e professionista non avrebbe dovuto fare. Lui la notte usciva, suonava i campanelli delle persone e scappava. Cioè, hanno denotato, diciamo, un comportamento poco serio, quasi fanciullesco. Secondo lei è giusto rischiare di non andare in Serie A per una cosa del genere? Mi sembra assurdo per una cosa del genere. Chi lo doveva dire? Guardandolo, noi abbiamo parlato tante volte con lui, sembrava sempre una persona sana. Evidentemente non lo era proprio, non lo so. Quindi a questo punto diciamo la società ha fatto bene. Logico, se è vero. Che vada a suonare i campanelli a Bergamo, nella sua città. Esatto, giusto. Di notte si svegliava e suonava i campanelli dirigenti. Ah sì? E scappava poi. Ah sì? E come mai? Appunto, non era sano, mi detto. Non era sano. Mister, benvenuto. Grazie. Noi abbiamo un pensierino per lei, vorremmo che lei scartasse insieme a noi. Eccolo qui. Sa cos'è? No, sa cos'è? Allora, questo si chiama Cuduraci. Siccome si era detto 10 anni fa, Bolchi non ti mangi Cuduraci, che sarebbe il dolce pasquale di Reggio Calabria. Ah, si fa capito, a base. Sì. Noi vogliamo che lei mangi il Cuduraci, finalmente anche in ritardo di 10 anni. Vi ringrazio, un pensiero molto gentile. Con 3 uova, 3 punti per domenica, e se vede bene è un cuore che se viene girato c'è a forma. Molto bene. No, bene, ha un significato. Vi ringrazio. Molto noi le facciamo in bocca al lupo, un buon lavoro e vogliamo andare in Serie A. Io sono sintonizzato con voi, spero che non per merito mio ma con la collaborazione di tutti ci si riesca. Quantomeno è una cosa certa che lotteremo alla morte tutti sino all'ultima domenica per cercare di centrare questo obiettivo. Poi il resto è nelle mani del Signore, vedremo cosa ci darà. Regina Cosenza, è possibile, permesso, chiedo scusa, un pronostico, è possibile. Regina Cosenza, allora vi dico lo seguente, la regina deve vincere obbligatoriamente per andare in Serie A, altrimenti siamo rovinati. Ma lei sta parlando da barbiere o da tifoso? Da tifoso. Da, mentre da barbiere, facciamo un ragionamento da barbiere. E che cince da barbiere? No, dal punto di vista del barbiere. È barbiere che deve vincere la regina. Ecco, mentre un barbiere di Cosenza, che dici? Deve vincere il Cosenza. Quindi è poco credibile la parola. Ma quindi è un erbo di barbieri. Sì, de Figaro.
lancio un appello subito ai tifosi: festeggiate, siate contenti, ma calma, non commettiamo l'errore che tutti a mio avviso hanno commesso dopo la vittoria di Brescia. Non abbiamo ancora vinto niente, abbiamo fatto un passo importante, rimaniamo sereni, continuiamo a lavorare in assoluta tranquillità e poi i conti li faremo alla fine. E allora Bolchi ci dice di bisogna stare calmi, senza troppa euforia, perché sennò si possono ripetere gli errori del passato. Lei è troppo euforico, però ancora la regia non ha vinto niente. Come interessa dalla regina? Infatti, ecco, bisogna fare, lo sta facendo apposta, perché lei è dentro, sta fremendo. Ha capito tutto lei fa finta. È giusto, la sua è una strada giusta per andare in Serie A. Sì, la regina deve andare in Serie A. Ah, guerra si deve fermare, ho capito. Certo. Ci parla di altre cose, le cambiali, la guerra, bravo. Quindi Bolchi, lei l'ha capito, Bolchi. Invito alla calma. Certo. Non bisogna tutti parlare di regina. Chi ha torto si chiama. Esatto, adesso dice tu sbagliasti, non la fare più. Esatto. Lei è euforico dentro, però non lo dimostra giustamente. Purtroppo non vado al campo, quindi non sono uno sportivo. Fa bene a dire così, fa bene, anche se lei va al campo, no, però bisogna dire così. Ce ne freghiamo noi della regina. No, vero? Perché no? Anzi no, perché se dobbiamo. Deve dire sì, deve dire sì, non ha capito. No, non sta succedendo niente. Niente. Ma purtroppo io è parecchio. Ah, continua, vabbè, abbiamo capito. Non ci vado. Esatto. Cazzo, andavo prima e facevo pure i biglietti là dentro. Prima, ora no. Tempi belli di Alcamo, Nocerina. Poi esce ancora. Esatto. Poi... Ma ora non sappiamo nemmeno in che serie si trova. Non sappiamo nemmeno che cos'è la regina, no, è vero? È vero. Ah, calma, se no Bolchi. Calma. Mi state... Grazie, bello. Bisogna stare calmi. Dopo la vittoria di Cosenza, Bolchi ha detto niente euforia. Lei è euforico. Un po' euforico. 70 anni ormai al campo. 70 anni. Che va al campo. Però calmo. Vince, sta dicendo vai. Ma muori! Calmo, perché questa volta è l'unica volta che gliela possiamo fare. Poi non si deve dire. Perché dopo Brescia è successo. Vabbè, ma. Calma, pensiamo alle cose brutte, pensiamo quanta gente nasce calma, pensiamo quanta gente non è capace a benzina e non pava, sa pure. Questo non dovete farlo, per esempio, questo non lo dovete fare. Se Bolchi invita alla calma e lei sta gridando dal furgoncino. No, vabbè, è pure giusto, dai. Dentro lo può fare, fuori no, Ale no, che come no, fuori dobbiamo fare il gas, non ormai vedere il dopo Brescia. Il camion lo facciamo tutto a Maranta. No, queste cose poi ci affossano. Lei deve stare, pensi per esempio a Lei deve stare calmo. Deve stare calmo. L'ha detto Bolchi, mica noi. Sì, ma io sono calmo. Però domenica si esalterà. Però sempre con l'euforia. Ma io sono un tipo sempre stesa carmo. Ma come siete noi a Duzzo? Non mi lascio pigliare, diciamo. Avete detto bene. Voi dopo Brescia ma siete rimasto calmo oppure vi siete. No, io sempre calmo sono. Sempre. Da casa. Sono un soggetto, diciamo. A rischio. A rischio con colesterolo. Ma no, come altro no, sono tranquillo. È tranquillo. Sì, sì. Domenica andiamo al campo. Sì. È muto, tutto a posto. Non segniamo niente, è dovuta per l'altra parte. Poi Rubino, è vero che la regina è stata premiata da una ditta piemontese con 6 botti di vino? Ogni botte 100 litri, quindi 6 ettolitri. Perché da calitro, ettolitro, centilitro, litro. È stata premiata da una bella donna che è una contessa. Ah, la famosa contessa. Contessa Gelfidi Camaiana. Di Camaiani. Ma perché è stata premiata? Perché il signor Tomic è stato il calciatore che, facendo gol in Cremonese Regina all'ultimo minuto, a Monza, ha dimostrato che la squadra ci ha sempre creduto, ha fatto sempre bene durante la partita, ha rincorso sempre il risultato e la contessa vuole premiare proprio questo tipo di squadra che fino all'ultimo lotta, che fino all'ultimo momento ce la mette tutta. Cioè, fino a quando l'arbitro fischia 3 volte si può segnare? Finché l'arbitro si fischia fine.
Ma questo vino dov'è? Il vino è bello e fino. E con la rietta a voce. E con la rietta. Allora quando apriremo queste botti? Il 13 giugno 1999 al santuario di Sant'Antonio. Ecco. E facciamo in tempo dal santuario delle Alpi a giungere al santuario del Sant'Antonio? In cacca me ne facciamo. Detto serenità. Con serenità forse il risultato si può ottenere. Lei è sereno? Tanto. A casa è sereno. Ci ha fiducia tanto nella regina. Quindi. Anche se non siamo qua di Reggio, noi siamo della provincia. Vabbè, ma la provincia c'è sempre regina. C'è sempre regina. Da dove? Dove? Mammola. Mamma, di Mammola ce n'è una solo là. La ringrazio. Allora, da Mammola un gridolo, forza, forza regina. Regina. Ci vediamo in Serie A. Say he's no God, la tristezza sanava. Uno che ha giocato a pallone, qualche cosa la capisce. Ecco, lei ha giocato? Io ho giocato. Dove? Lei era? Io? Sì. Io giocavo a mezzala. Eppure il fisico da mediano, io le vedo lei. Io giocavo a mediano e poi ho fatto la mezzala. Con te partirò per mari dove tu mai non esistono più, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi dove tu mai. Io e te, e te la cacco qua. Ora l'unico spavento che io ho è che la partita del Pescara. Perché il Mamao non fa paura. Come? Mamao. Ma lo spirito Mamao. Quando ero piccolo io. Mi ricordo tante cose. Quando ha fatto il giorno della prima comunione, quali erano le sue paure intrinseche? Le mie paure che avevo insomma nella mia vita, diciamo così, trovare la prima cosa, la mia cosa era quella lì di trovare subito da piccolo lavorare. Lavorare. Cioè, non lavorare. Ho mai avuto paura del buio. Io, per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, mai, il buio cosa fa? Bisogna avere paura delle persone. Non ha paura del Mamao. La mano nera, un furdito, un malo spirito, un lupanario. Ma queste sono delle cose, ormai andiamo verso il 2000. Sì, ma queste cose il lupanario del 2000, come farà il lupanario? Un lupanario del 2000, manco le Mamao. Mi dispiace. Allora, ecco a voi il luminario del 2000, lo fai. Mi dispiace. Il Mamao del 2000. Quello là non. Il Mamao del 2000 non lo faccio. Quinta serie di rigori, come detto, che potrebbe essere decisiva. 3-3 il risultato fino al momento. Armenis lunga la sua rincorsa. Armenis, tiro, parata Rampulla. Ha parato il rigore di Armenis e Rampulla. Lombardo per la Cremonese, Lombardo per la Cremonese. Se Lombardo segna, la Cremonese è in Serie A e la Regina rimane in B. Se sbaglia si va in rigori ad oltranza. Lombardo per la Cremonese, parte Lombardo, tiro, gol, la Cremonese è in A, la Regina perde ai rigori. Lo spareggio per la Serie A,
la Regina perde il rigore, lo spareggio per la Serie A. Attaccato, difende il pallone per Costantini, Costantini è solo, uscita il portiere, è solo Costantini, ecco sotto per la mancina forte, ancora Costantini, rete, rete, ecco sotto, ci voleva fare questo gol, incredibile, una prima volta Costantini non è riuscito a mettere il pallone dentro e poi ce l'ha fatta a segnare il gol del 2-3. Bello, mica si scassa muore, alle vicine. Il vomito è più forte di me. Sul Forse faccio una passeggiata perché voglio sfogare tutto quello che ho patito a Pescara 10 anni fa, ero io in panchina e ora gioire e sapere che il Pescara ha perso la partita sbagliando il rigore nella porta dove abbiamo sbagliato noi, segnato in quella porta, noi abbiamo segnato in quella porta, è una cosa che mi fa gioire. E io le voglio bene. Grazie, altrettanto a voi. Ed ora che oramai non tremo, nemmeno per amore, sì, ci vuole quello che io non ho, ci vuole pelo sullo stomaco. Però ricordo chi vuole. Io l'ho vista da lontano col fazzolettone, ho detto io. Avancottare invece, ma non c'è lo stemma del comune di Reggio, qui abbiamo solamente la Serie A disegnata. Eccola qua, un portatore della A, non della vara, della A. Come mai già a metà settimana prende il biglietto? Non lo so, per chi c'è auspicio che faccia un bordello la mattina sera. No, quindi... a proposito, vabbè, ok, ci ha riconosciuto. Diciamo una cosa, lei non era quello che diceva non c'è niente. Adesso... uno di quelli. Uno dei tanti. Quindi non abbiamo paura ad ammettere che avevamo sbagliato a pensare. Lo dica, chieda perdono. Chieda perdono alla città. Chieda perdono, lei stava rovinando la città. Lo dico. Io! Lei ha contribuito. Io sto rovinando la città. Chieda scusa ai Leggini. Chieda scusa. La sta rovinando. Auspici e polemeni. Mi scusi, lei che cosa sta facendo con questa marmita? È un colpo, contundente questo qui. Lei sta aspettando i tifosi della Ternana? Ah? No. Sì, e allora che motivo ha di stare con questa cosa in mano? Sto lavorando. Perché lavora. C'è gente che lavora prima di Regina Ternana. La Regina sta per andare in Serie A e lei lavora. Quale faccia? Dalla faccia della Serie A. Accoglierà la Serie A lei. Faccia la faccia della Serie A. Che faccia fa? Faccia la faccia della Serie A, per favore. Faccia la faccia della Serie A. La faccia in campo. Invito tutti a stare tranquilli, sereni, rilassati. Sonnolenti. Sonnolenti, soporiferi. Perché in casa soffriamo il caldo, la fame. Ecco, a proposito, dottore, cosa dovrebbe mangiare il Reggino domenica per tenersi un pochino leggero, no? Brodo di anatra, poi le polpettine, ma non fritte, che sono pesanti. Un po' di pinetti, dico. Un po' di? Col parmigiano sopra e una insalatina di lattuga.
maionese niente. No, maionese niente. Maccheroni niente. Dopodiché verso le 2 si esce da casa, per favore, a piedi, che poi quando usciamo dallo stadio è un casino, non si esce più. Tutti a piedi, che fa bene alla salute, si dimagrisce, si smaltisce il colesterolo. Si smalte il colesterolo. Chiedo scusa. Una persona come lei. Chiedo scusa ogni tanto inciampo con l'italiano. Dopodiché tutti allo stadio, io direi verso le 2. 2:15 seduti. Tutti seduti perché prima faremo un ricco spettacolo allo stadio, cioè Lillo Foti, Diego Guzzo Crea, Gianni Remo. Nudi no. In costume. Secondo me a Torino segna Cozza. Segnerà. Chi segna a Torino? Chi segna? Speriamo che segna anche Orlandoni. Ma tu ci credi? Io sì. Andrai lì? Se c'è la possibilità sì. E come dobbiamo andare? In aereo non si può andare, con la nave, andiamo in con la nave come se siamo andati a Sassari. Cosa dobbiamo fare? Da fare un porto a Torino. È fatto. Pesce spada, bello. Se lo sognano a Torino, pesce spada. Torino. Il mare è sporco. Quindi. Possono avere lentini. È arrivata la polizia. Arrivederci ragazzi, è arrivato. Signora polizia, chiedo scusa, vinceremo a Torino o no? Come no? Lei è sicuro? Sì, vai tranquillo che è sicuro. Vincere. Signora polizia, la ringrazio, non abbiamo fatto niente di male. Senti, noi abbiamo un grosso problema. Noi vogliamo andare in Serie A. Solo Strofinacci. Sì, Strofinacci. Però secondo te la regina andrà in Serie A? Sono due Strofinacci, 15.000 lire. 15.000 lire. Non posso fare di meno. Dai, dammi 10 e te li do tutti. Dai. Va bene, prendi. Dai due. No, 22. Tu dai 10.000 lire. No, stai, troppo. 10.000. No, scusi, se lo pago io uno pago 2.000. In questo momento io vendo lo Strofinaccio a te. Quanto lo Strofinaccio di chi è? Ma di chi è? Di Cotone. È suo. No, io, mio, per me. È tuo. Sì, guarda, è troppo bello così, guarda. Ma non mi viene largo di spalle? Sì? Largo di spalle. Che largo di spalle? È largo di spalle. Ah, Strofinaccio è 100% Cotone. Cotone, va bene. A Torino vinciamo o no? No. Ma io non vedo a Torino. Ma teneti il Strofinaccio, dai. Un passo dal delirio. Siamo veramente a un passo. Siamo a un passo dal delirio. Te lo dico io, te lo posso dire che faccio lo psicologo, quindi lo so bene. Sì, ma senta, ma lei delirerà insieme a noi? Diciamo che la pazzia è la situazione ottimale per questo fatto. È vero però stavolta, non è una... Pronto a lasciarsi andare? Mi sono già lasciato andare. Ma qual è la squadra che la... che la tira, la che... fa gridare, a lei chi la fa gridare? Certamente, tengo per la regina perché sono calabrese, però... Ma lei... Non è che sono proprio tifoso... Lei è un tipo che grida? No, no. Mai, non ha mai gridato, nemmeno a letto. No. Qualche volta. Una volta posso... Gridate, una volta. Tutti. Così. Una volta stavo morendo di gatto... Ah, basta! Senta, lei andrà a Torino? No, non la sei, non può dire. No, che non può dire. Pensate che no, che non può manco viaggio se sbaglio. Perché non mucciare, non mucciare. Non vai, non pago il viaggio. Perché? Non lo pago. Perché? Ma come non pago? Tipo viene il controllore e dice, io non pago. Ma evidentemente vuol dire che non pago il viaggio. Perché lei sa. No, perché non va? Se non va, che va a fare? Cioè... Non pago che sogno, non è che se ferro viene. Sì. Un ex ferrovia, perciò non posso pensare se poteva dire. E perché non va allora? Cos'è che la tiene bloccata? No, non mi viene al terreno. No, per carità, non è per fattare. Il cane può viaggiare sul treno? Sì. Io l'ho portato. Allora lei è un po' di legge, perché il cane deve viaggiare nei vagoni. No, questa è la razza piccola, può viaggiare. Ma che razza siete? Questa è una volpina, una volpina. La razza piccola può viaggiare. Può viaggiare, però i razzi grandi devono essere messi... Ma la taglia è bassa comunque. Sì, no, ma no, non si possono portare razzi a Torino. Comunque. O meglio dire... No, perché no? I razzi grandi possono... No, uno, quel vagone... Ci sono i vagoni adatti, no? E portati il razzo a Torino. Vabbè, basta che viaggiano dove non ci sono combustioni. Portare un cane, lo volete portare a Torino o a Milano, a chiunque, basta. Un cane d'Italia. A Milano. Un cane da Reggio per Milano con i razzi dentro, non ho capito. Un erba amore.
Allora io voglio sapere, siamo alla vigilia della partita forse più importante della storia della Regina e la gente tranquillamente passeggia in via Marina e cammina verso il sud, cioè si allontana da Torino. Dobbiamo avvicinarci a Torino dall'altra parte. Oh, oh, li fermiamo, li blocchiamo. Ma dai, non puoi bloccare il traffico. Perché? Per la Regina sì, per la Regina sì, puoi bloccare il traffico. Mi scusi, chiedo scusa. Lei deve andare dall'altra parte. A Torino, Torino da quella parte. Ah, per la partita. Cioè, che fa? Se ne va, abbandona la squadra. Vabbè, un devo passo... partire, devo partire assieme agli altri. Devo partire assieme agli altri. Dove va? A come Torino, va? Per Torino, col treno. Col treno? Col treno, col treno. Il treno giù, giù. Come giù? Mi scusi. Mi scusi se la importuno. Noi stiamo deviando le macchine verso Torino. Facciamo bene o male? Perché? Sto deviando le macchine verso Torino? Perché abbiamo lo spareggio lì a Torino. Ah, ho capito. Siamo fuori tempo. Beh, penso di sì. No, non, glielo, non glielo dico. Se me che sto andando a lavorare mi devi verso Torino. Quindi. Buon lavoro. Scusi, lei dove sta andando? Vada a Torino, Torino è dall'altro. Prendo l'autostrada dall'altro lato. Ah, ma in giro largo. Dal calo Pinace tal. Ecco Torino. Lei va a Torino? No, no. Ma dobbiamo andare tutti quanti. Io non posso andare. Ma vogliono la serie a. Lei va a Torino? Sì. E si va dall'altro lato. Dove devo lavorare? E deve lavorare, cosa fa lei nella posta. Vita? La posta. Lei porta la posta? Ma e quindi perché non viene? Non posso, per motivi di lavoro non posso. La domenica lavora lei? La domenica no. Quali sono i motivi di lavoro? La, 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 la. Ma questo è un motivo? No. Ma di lavoro? No, ma è un no. Motivo, lei non può dire non è un motivo. No, veramente, se posso, se mi danno, se prendo un giorno di congedo lunedì. Allora potrà, facciamo una cosa, se posso Anzini. Se posso Anzini fa un gol... Lei va a Torino e che va a fare? A lunedì, cioè dopo il gol di Possanzini va a Torino. No, vado domenica. No, prendo un giorno di congedo il lunedì per non lavorare. E ci canti domenica e sempre domenica. Un accenno sono domenica e sempre domenica. Si sveglia la città con le campane. Vi saluto a tutti. Ciao, grazie. Signora, non abbiamo fatto mai niente di male. Non ci uccida. La Regina vincerà a Torino? Spero di sì. Spero di sì. Come spero di sì? Perché non ci date certezze? Scusi, la Regina vincerà a Torino? Speriamo. Speriamo. Speriamo, perché speriamo? Non ha certezze lei? No, assolutamente. Su questo no proprio. Uè. Grazie. Mi scusi. Non capisco, tedesco. John Wayne? Tedesco. Adolf Wayne? Adolf. No, no, Adolf. Helmut? No. Meyer, Fox, Breitner, Schwarzenegger, Beckenbauer, Bono. Rumenig, Enes, Grabowski, Müller, Robert, Attenzenbein. Germania. Germania. Rossi. Rossi? Hey. Rossi. Possanzini. No? Possanzini ancora Possanzini no. Possanzini no. E vabbè, Possanzini ancora non è entrato nella storia perché ma entrerà nella storia. La storia? La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi. Deutschland. Deutschland. Una e due Deutschland. Regina. Regina? Regina. Squadra di calcio. Football. Football? Reggio? Reggio. Se vince a Torino è in Serie A. Ah, in Serie A. Bundesliga. Bayern, okay, Serie Bayern, A, Bayern, yeah. In Serie A, la Regina se ne va. Ciao. Ciao. Forza Regina. Forza. Secondo me sarà una partita vera a tutti gli effetti, la differenza sono le motivazioni che per il Torino non esistono mentre per noi sono al massimo. Credo non saranno neanche tanto cattivi, voglio dire, cioè non ce l'hanno, non è successo niente né all'andata. No, ma poi non gli conviene essere cattivi perché hanno tutto da rimettere, cioè loro sono già in Serie A, se vogliono continuare a giocare in Serie A. Non è una minaccia questa. Se vogliono fare il derby. Non è una minaccia questa, però Lentini, no, se ci vuole andare a giocare in Serie A, deve far bravo, non mi dire. Certo, Lentini. Il succo della prima nostra sarà questa qua, cioè noi tanta voglia, tanta... tanto agonismo, esatto, tanto agonismo per fare tre punti e poi se
loro faranno una corsa in meno, tanto meglio. Se correranno alla morte come sempre, noi correremo una volta in più di loro, perché sono solo 3 punti. A meno che le altre squadre dietro non perdano o pareggiano, allora ci va bene anche fare un pareggio. Avremmo squalificati? No, avremo... No, non mi sembra. Infortunati nemmeno? No, infortunati ogni domenica ne siamo 3-4 zoppicanti, però giochiamo ugualmente, sta andando tutto bene più o meno, per cui niente. Tutti quanti vogliamo arrivare una domenica alla fine e giocarci a Serie A Torino già promosso. Certo. Questo sta succedendo. Senti, posso dirti soltanto l'ultima cosa? È la stessa cosa che ti ho detto prima di Pescara. Fateci piangere di gioia. Panchetta. Mettaci bene questo sentimento. E parlerei. No!
valigia accanto a noi, rossi di pianto sugli occhi tuoi, sole lassù brilli più che mai. Negli occhi avevo una grande città, nel cuore i sogni di questa età, ad aspettarmi la verità. Le ruote del treno cantavano, insieme a me ripetevano, amore torno, amore, ritorno da te. Andando. Sono stato a Reggio Calabria in una riunione, adesso sto ritornando a casa. A Siderno? Sì. Vabbè, ci dai uno strappo, si passa di là. Dove? A Torino. Conosco, a Torino. Conosco una strada che si taglia, si arriva prima perché c'è traffico per le elezioni, capito? No, sì, dal Monte Bianco, scendiamo dal Monte Bianco. Sì, no, veramente, dal Monte Bianco, tu non le sai queste strade? Noi sì, perché le facciamo sempre. Tu per andare a Siderno, tagli dalle Alpi. E le Prealpi le deve fare, le Prealpi. Esci da Ruducentuoto. Savona? Savona. Savona Siderno, è facile. Ragazzi, non mi coinvolgete, c'ho una famiglia. A che ora devi essere a casa a Siderno? Ma pure alle 4. Alle 4. Lunedì. Alle 4 e mezza inizia la partita, quindi se, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ragazzi, vengo. Nasce l'aurora, chi sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea. Stai fumando, sei già nervoso. Siamo a Pizzola e tu sei già nervoso, dai. Ma a Pizzola per quale squadra tifano? Ma non lo so, lo chiediamo in un autogrill. Mi scusi, chiedo scusa. Lei per quale squadra tifa? Juve. Juve? Sì. Lei è di Pizzo? No. A Pizzo che squadra c'è? Che ne so? La Pizzese. La Pizzese, è forte, sì. Lei è di Pizzo? No, io sono di Dolo, in provincia di Venezia. Dolo, in provincia, sì, di Venezia. Cosa fa qui in Calabria? Mi sono fermato per fare il rifornimento di benzina. Da Venezia vieni qua a fare il rifornimento? Passavo, sono di passaggio, vengo dalla Sicilia. Dalla Sicilia? Sì, ho i genitori, sono andato a trovarli e quindi... E lei ti fa per il Venezia o per il Dolo? Beh, il Dolo è in una categoria bassa, addirittura non so bene perché non mi sono informato, rischiava di sparire. Sì, completamente. Venezia, sì, si è fermato abbastanza quest'anno, si è ripreso, sì. Si sono venduti la partita con il Bari, poi tutto ha fatto quello che ha fatto. Io penso di no. No, lei lo sa, non lo vuole io... dire giustamente. lei lo sa. Comunque. Io penso proprio di no, che mi pare che sia stato abbastanza corretto, sì, il comportamento del Venezia. Si è visto specialmente, sì, alla fine, sì, partita, si è ammazzato di hanno azzeccato con Maniero, che poi l'altro Boban. Che... Boban del Milan? Sì, è stato dato in prestito. Mm-hmm. E quando è arrivato lui, insomma, si è, sì, visto che ha fatto lei una volata. Che si prepara un anno che arriva la regina, eh? Un anno arriva la regina in, sì, Laguna. Ebbene, ho piacere, ragazzi. Sono nativo di Catania, sono, quindi non è che ho piacere. Sono andato a vedere le partite a Venezia ai tempi in cui c'era il Catania, ancora una trentina d'anni fa. Quindi il Catania ti fa anche per il Catania? Per dire la verità, proprio mi sono disinteressato dopo Massimino e c'era stato una cosa, tutte queste robe qua, proprio mi hanno... Ma volete siete col Messino o con la regina? Contro il Messino, quindi siamo, ah, la ringrazio pure. Prego. Grazie, arrivederci. Zio. Fuori dal tempo. Per la regina. E quindi...
E a pizzo che fa lei? Sto partendo col cane per andare a lavorare. Lei a pizzo con la sedia? Certo. Eccolo là il cane. Non è un cane, è un furgone, 110. Diciamo. 110. Sto andando per i cocomeri. Ah, per i cocomeri. Dove li prendi? A Latina. A Latina. Non erano meglio a Brindisi? I muloni no, Brindisi. Ancora da cominciare, ancora da cominciare. I muloni Brindisi no. No, ancora non. Ma lei andrà, si avvicini perché abbiamo il filo qua. Sì, dimmi. Va a Torino. Sì, vorrei andare perché per vedere anche la regina, cioè, perché proprio per Reggio Calabria è una cosa buona per tutti. Va bene. È vero. Se non dovevo una mangiata di muluno al rotondo. Certo, loro dovevano una bella mangiata. Per quanti nozzola. Sì, io sono. Ciao, ma signore. Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte. Alla Lamezia per fare il rifornimento. Buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Mauro. E Mauro? Sono in Calabria dal 54, sono stato a Reggio Calabria 3 anni, ero tifoso e sono ancora tifoso della regina. Della regina, ma di dov'è lei? Io sono toscano. Toscano. Poi sono stato 10 anni a Gioia Tauro e 30 anni che sono a Lamezia, ma il cuore è rimasto a Reggio Calabria, sia per gli amici, sia perché ho un nipote e l'avvocato Bagnoli, non so se lo conosce, Flavio Bagnoli. E così, perché mi sono attivato anche per la Fiorentina. Quest'anno un pochettino sì, ma al 50%, perché no, c'è stato qualcosa che non ha dato per il verso giusto. O Sanzini o Battistuta? Battistuta. Vabbè, ma anche Bossanzini forse. Comunque sono molto contento di questa finale. Vi auguro un in bocca al lupo. Non diciamo la regina se lo merita veramente, le dico col cuore, sono emozionato. Credo che. Ci vediamo a Firenze. Va bene? Forza regina. Lei di dov'è? Che trasmissione? Reggio TV, stiamo facendo un servizio da Reggio a Torino. Ah. Seguiamo la regina, lei tifa per la regina? Sì, no? Sì, voglio che vada in Serie A subito, domenica dobbiamo fare la festa. Con la regina c'è più simpatia. Con la regina no, c'è la simpatia perché se va in Serie A, no? Possiamo scendere giù a vedere magari il Milan, la Juventus, l'Inter, queste cose qua. Vabbè, è un fatto di regione comunque. Voi dai. Del nord, diciamo. Ok, ti saluto, ciao. Siamo arrivati in Lucania. Ah, bella la Lucania. Abbiamo incontrato. Notando che praticamente ci sono state difficoltà per organizzare treni, però nemmeno farli viaggiare così come i porci. Ecco, infatti, onestamente le ferrovie hanno ragione, ci sono troppi incidenti, però così sono troppo stretti. Vabbè, ci vediamo a Torino, ragazzi, arrivederci. Ciao. Ciao. Le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo. Battipaglia, provincia di Torino. No, Battipaglia va con Cuneo, Cuneo, però ci siamo quasi. A proposito, non è il paese delle mozzarelle di Fanfani? Di bufala. Ma una bella mozzarella, collega Polimeni, non... Non lo so, possiamo andare a prendere a morsi qualche bufala allora? Qualche bufala, Fabio? Andate a casa, devo andare a mangiare. Ascolta, devi essere alle 4 tu a Siderno. Sì, ma... ancora è presto, scendiamo a Battipaglia. A Battipaglia si cambia. Sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai. Le mozzarelle, dove le producono? Io non sono proprio di Battipaglia, sono di Milano. Eppure dall'accento sembra lei fosse di Battipaglia, ma lei non... di Milano. Sì, Milano. Senta, ci vuole per il Meazza? Ci vuole cosa? C'è tanta strada da qui al Meazza. Saranno 900 km più o meno. Ma comunque le mozzarelle non sa dove possiamo trovarle. Sì.
fa rotonda, altri là ce ne sono solo da scegliere. La ringrazio, è stato veramente gentilissimo. Mancherebbe. Sa perché noi stiamo andando a Torino? No. Lei è di Battipaglia? No, provincia di Caserta. Noi stiamo andando a Torino per vedere la regina, la nostra squadra. Ah, okay. Ah, la regina, mi fa piacere che va in Serie A. Speriamo. E noi siamo passati qui da Battipaglia perché sappiamo che è la patria delle mozzarelle. Sono buonissime. Andiamo a Caserta Vecchia. A Caserta Vecchia ci sta bene. Mangiamo i cazzarielli. Sono buono pure i cazzarielli. Cosa sono i cazzarielli? Lo so, ho già capito. C'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Ecco il Vesuvio! Il Leo Vesuvio! Che stiamo paese o sole! Non è vero, Fabio, che le pentidattelo! Quelle pentidattelo, non aver paura, alle 4 sarai nella tua Siderno, tranquillo. Ora Corso della Repubblica. Camiceria Fabio Vitale, le migliori camicie e cravatte d'Italia. Così lo teniamo un pochino. Non conosco fuori. Quelle della Svizzera, ma penso che come tiene fanno. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna con i suoi orchestrali. Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terroni settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali. E chi altro sapete suonare? E come si suonano le piattelli? E chi altro sapete suonare? E come si suona la gran cascia? E chi altro sapete suonare? E come si suona lo cuorne caccia? Tu sbatti cavallo, lo cuorne caccia, pompa da pompa da pompa da la caccia, cicchi di cicchi di cicchi, aspetta tu la tua mezzo di luna, netta, tappa da 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 tappa. E chi altro sapete suonare? E come si suona lo flauto russo? Tu sbatti con busso lo flauto russo. We'll be right back.
e chi altro sapete suonare? Ma Fabio, scusa, non avevi messo nemmeno la benzina, ti sei dimenticato. Io me ne dovevo andare a casa, io avevo messo la benzina per arrivare a Severno, a Torino, come state portando? Ma no, è vicino, è più vicino Torino che Siderno. Dai, veramente, se si taglia così, come la strada che ti ho fatto vedere io, Liguria, 208, Ponente, Levante, capito? Sestri Levante. Alle 4 dovevo essere a casa. No, alle 4 sarai a casa. Oh, adesso andiamo a Roma, andiamo a Roma. Notte che se ne va, in do rumore chi fatica se. Notte stretta per chi dormì, che non luoghi non riesce a capire. Ehi ragazzi, siamo a Firenze, Alfredo, Franco, siamo arrivati a Firenze. Siamo a Roma? Quale Roma? A Firenze siamo. A Firenze? Come a Firenze? Come a Firenze? Che dormite? Dovevamo andare a Roma. No, ci aspettava Ciampi. Carlo Azeglio, no, Gino già, il fratello. A Firenze, come a Firenze? Dovevamo andare a Roma, non Fabio. Non dovevate, ragazzi, oramai sono a Firenze, a me non mi avete detto niente. Ma come? L'abbiamo detto, andiamo a Roma, scusa, è a Firenze che facciamo? È notte! Devo essere a Siderno e mi avete portato, mi avete coinvolto. A che ora devi essere a Siderno? Alle 4. Fa ancora è mezzanotte. No, che ore sono? È notte, è notte. Dove arriviamo? Dove andiamo? Al casello siamo veramente a Firenze. Veramente, siamo a Firenze. Ma dovevamo dormire a Roma? Chiamalo, chiamalo, chiamalo. Lo chiamo io. A Gino, eh. Lo chiamo, lo chiamo. Eccoci qua, siamo a Firenze, quello è il Duomo, bello, eh? Sì, sì, simpatico, carino, carino, veramente carino. Ecco, perché siamo venuti a Firenze? Per fare il histisimu. Infatti il histisimu a Firenze diventa histisimu. La Fiorentina la conosci? La regina? Dai, la regina. No, dai. Fai un augurio a tutti i tifosi della regina che possono andare in Serie A fra due giorni. Auguri, dai. Da un fiorentino. No, siamo venuti da Reggio. Di Milano. Abbiamo la possibilità di venire due volte a Milano un altro anno. E giochi con la Fiorentina adesso? No, giocherà col Torino. Noi stiamo andando a Torino. Che è in A, quindi siamo a posto. Ecco, e noi dobbiamo andare in A. Ecco, secondo te il Torino giocherà alla morte oppure... Non credo proprio. Ci può fare vincere. Direi di sì. Quindi un altro anno ci vediamo. A San Siro. Dai, tutti quello sì. L'Inter o Milano? Io l'Inter. L'Inter. Per cui siete a posto. Tre punti li avete già presi. Per cui va, secolo al ritorno. Vabbè, quindi state facendo sul serio. Dai, c'è Vieri. Ronaldo anche Vieri. Capirai. Dai, forse Vieri. E gli ultimi 9 anni dove li mettiamo? Guarda, non è Possanzini, però è forte. Ascolta, noi a sto punto anche se abbiamo Maradona, l'Inter, è sempre uguale, capito? Ma sono io dovrei decidermi a non fare la tessera, ecco, questo sarebbe... No, falla che ne vale la pena, sì, giusto per vedere la regina. Ecco, quella sì, per vedere, allora guarda, figlio 30.000, vedo quella partita e non ci penso più. Guarda, se viene Belgio... Ascolta, c'era Ronaldo prima, c'era Baggio, Vettola, non sono andati neanche in Coppa. Ecco. Neanche quello. Vabbè, nemmeno la Juventus. Quindi se la regina, Juventus, con tutto rispetto, ecco, compro il biglietto della partita, ci vediamo a Milano e basta. Ok, ci vediamo a dicembre. Oh, bocca al lupo. Secondo me il Torino però è fuori. Cioè, cazzo, è andato in A e noi quando dovevamo andare in B, che abbiamo vinto lo scudetto, gli abbiamo regalato la vittoria lì, sennò avremmo fatto l'ultra record, lo regaleranno poi a voi. Non ti piace il calcio? No. Quindi non sai decidere sulla regina che sta per andare in Serie A? No, non so. Non conosci nemmeno la regina? No. Reggio Calabria non la conosci? Reggio Calabria no. Ma di dove sei? Di Colombia. Ah, colombiano! Sì. Vola Colombia bianca, vola. Ciao Pantani. We're from Chicago. Chicago Bulls. Chicago Bulls, Michael Jordan. Possanzini, no. Artico. Artico. He's an artist. Orlando. Lillo Foti. How does cheers go? Cheers?
Cin-cin? No, but, what are you trying to say? Cintan. Cintan, eh? Si. Right. A hundred years, Cintan. How do you say? How do you say? You see. It's a long way to differ. You can speak English. Yes. Tell us what does Gin Tan mean? È una canzone che Gin Tan mean, cheers to 100 years. Gin Tan? I want to stay just a little bit longer. Luna questa notte come va? Questo credo che sia il Davide di Donatello. Sì, sì, mi sembra di riconoscerlo da qualche particolare. Ecco, a proposito del particolare, perché poi se la prendono con i Bronzi di Rialto? Cioè, non è che conto, questo mi sembri... Tenendo conto anche che i Bronzi sono stati per millenni in acqua. Ecco. Lui invece senza acqua, vabbè, un po' di freddo. Un po' come, di... come a Bolchi. Come a Bolchi? Tutti indietro. Però se parte in contropiede, dico... Di darmi nelle orecchie dentro suono jumping jive. Ti ho cercata in tutti quanti gli alberghi di questa città. Ora fa che sia bello ritrovarti proprio qua. Ne approfitto per fare un po' di musica. Dobbiamo andare a dormire perché si è fatto veramente tardi. Sì, sì, infatti. Dobbiamo andare a dormire. Comunque, vi abbiamo fatto vedere un po' di Firenze, il Duomo, Ponte Vecchio, i fiorentini come stanno aspettando questo domenica. Fiorentini, tutti stranieri. Sì, dai. Sì, ma tutti stanno attendendo con ansia appunto questa partita di domenica. Anche se non lo fanno vedere, dicono no, non conosco la regina, ma stanno morendo, stanno veramente... Non li conosciamo, dentro stanno morendo. Hanno preso proprio le parole di Bolchi. Calma, infatti. Tranquillità. E sonnolenza, noi ne abbiamo un po' di sonnolenza. Buonanotte, esatto. Andiamo, a domani. Ci aspetta il nostro Grand Hotel. Ciao, a domani. Speravo in un incontro galante. Spicchio di luna ormai non navigo più. Da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese da scappare via. No, non voglio abbandonare. Dall'Artemio Franchi, Francesco Polimeni e Alfredo Auspici. Siamo qui dopo una lunga notte insonne, piena di sogni, incubi e roba varia. Siamo venuti prima di partire alla volta di una bella zona. Dove andremo? Non lo sappiamo ancora. Siamo venuti a vedere il nostro... L'Artemio Franchi, non diciamo lo stadio che ci vedrà protagonisti un'altra anno. No, questo non dobbiamo dirlo noi. Vediamo cosa ne pensa il signore che sta facendo le pulizie, forse perché sa che la regina dovrà fare visita, quindi dice teniamo la città pulita. Buongiorno, buon uomo. Lei naturalmente è tifoso della Fiorentina. Quest'anno non è andata molto bene, vero? Non... Quel bischero di Edmundo, eh? Veramente.
non mi risulta. Non è un bischero. Ma non è un ma bischero. Ma dai, ha fatto quello che ha voluto. Ha fatto quello Carnevale che... del Rio, vediamo l'indo Carnevale del Rio. E bimbe. Scusi. Il mondo ha fatto quello che gli era stato scritto sul contratto. Quindi la colpa è di Cecchiori? Un po' dazzi. Sento una cosa, volevo dire una cosa. Lei l'anno scorso non è riuscito a vincere... No, siamo una televisione di servizio, quindi... Senta, l'anno scorso non ce l'ha fatta a vincere lo scudetto. Non ce l'ha fatta a vincere lo scudetto perché molto probabilmente, diciamo così, che... La Lazio e il Milan che erano leggermente più forti. No. Che la Fiorentina non ha saputo gestire quel vantaggio. La Fiorentina non ha saputo gestire. La Fiorentina! Stavamo tutti. La Fiorentina ha gestito solamente i giocatori che ci aveva, capito? Ma comunque, e quello è il punto principale. Noi vogliamo farle notare che purtroppo per loro un altro anno ci sarà in Serie A un'altra squadra che non farà vincere lo scudetto alla Fiorentina. Ma ce ne sarà anche. La Reggio Calabria sta per arrivare in Serie A. Che cosa? Da Reggio Calabria sta per arrivare in Serie A. La Reggio Calabria, no, se fa il giro lungo, sì. Da Reggio Calabria, la regina. Gina! Noi domani vincere. È un suo sportivo, vai. Io vedo lei, di qua di Firenze. E della Fiorentina proprio non. Non mi sa rispondere. Niente, il calcio non le interessa, non la prende nemmeno di sgrigio. Il calcio è nel pugno, niente. E di cosa si occupa lei? Che deve fare? Di niente. Lei ogni mattina apre il portabagagli e lo chiude e dice caga lavorai. A questo punto ci lascia così. Come quelli così. Fanfani per esempio. Un pensiero su Fanfani. Un pensiero è nata. Non è che sia. Oh, Madonna, vuole che mi metti in televisione ora? No. Già, come no? Sì, in televisione, ma a Reggio. Ci Reggio manda di... Cecchigori. Non gli so rispondere. Dica un pensiero gentile per la Fiorentina. Non gli posso. Che vince la Fiorentina? Gioca la Fiorentina. Che gioca la Fiorentina? Adesso dica forza Regina. Forza Regina. Lei, Ma è un topio. Cioè noi diciamo e lei ripete. Domani pomeriggio al Delle Alpi a Torino ci sarà Torino-Regina, incontro di Serie B. Il Torino è già promosso in A, la Regina vincendo arriva anche lei in Serie A. Vogliamo fare un augurio ai nostri amici di Reggio Calabria che la stanno vedendo? Sì, questo senz'altro, gli auguri sono sempre fatti bene per tutte le squadre, ovviamente, poi mica il migliore. E in questo caso facciamo gli auguri alla Regina perché siamo presenti. Auguri Regina. Quindi un altro anno ci incontreremo qui a Firenze. Poi lei verrà a Reggio Calabria. Sì. Speriamo di incontrarci certamente via allo Stadio dei Franchi. E naturalmente però Viola. Qua 0-0. Non c'è niente da fare. Qua 0-0. E a Reggio Calabria vinciamo 1-0. È tutto il contrario. Facciamo un'altra cosa. È tutto il contrario. Lo vuole Bossanzini. E ci dà Battistuta. Assolutamente no, batti dai dal campo. Venga, venga. La Fiorentina che è gemellato con la Reggina. Va bene, benissimo. Senta mister, adesso noi passeremo da Genova. Perché non ci fermiamo? Andiamo al Marassi, parliamo con i genovani, i sandoriani, eh? Guardi, a Genova ci sono soltanto due squadre di Serie B. Io ormai non mi fermo da queste parti. Io vado verso i... Guardi, siamo al confine proprio fra Toscana e Liguria. Eccola qui. Comunque, signor Vitale, che faccia c'ha? Prego, io sono concentrato per andare in Calabria. Ritorno indietro perché mia moglie e i due miei figli mi stanno aspettando. Vabbè, ma ha detto alle 4, no? Alle 4. Di quale giorno però? Alle 4, lei sarà a Siderno. Stia tranquillo. I giorni che sto viaggiando, mi avete messo su un carro attrezzi, mi state portando di qua di là, io non capisco più niente. Sono cose che capitano. Avete detto che andiamo direttamente alle Alpi. Sì, tagliamo dalle Alpi. È da 2 giorni che viaggiamo. Facciamo Monte Bianco 208, arriviamo subito. Ecco, e poi tagliamo subito Torino-Siderno in un attimino. Poi noi sappiamo anche viaggiare nel tempo, possiamo anche tornare indietro, non c'è problema. Come volete. Intanto prosegue il nostro viaggio verso
Ma verso il Piemonte. C'è da segnalare una cosa, c'è giunta una telefonata da Reggio Calabria. Sembra che il presidente della Regina, ed è vera questa notizia, sia andato all'ufficio anagrafe perché ha chiesto di cambiare il suo cognome. Non si vuole chiamare più Foti. Ecco, Fotia si vuole chiamare. Vuole aggiungere una A al suo cognome. Non si sa. Lillo. Vai. E l'università, i biglietti bianco, ora, non è venuto solo, solo, rock and roll, non è venuto solo, solo, rock and roll, non è venuto solo, solo, rock and roll, non è venuto solo. Finalmente siamo giunti a Torino, ecco il lungomare siamo di Torino. Lungomare di Torino, ci sono un sacco di bagnanti, fra qualche minuto andremo anche noi a fare un bagno qui. Se potete vedere alle vostre spalle, se la camera mi inquadra. Alle vostre spalle di chi? Là c'è la mole. La mole. La mole antonelliana. No, la mole di quella persona lì che è un po' gonfia. Ma diciamo dove siamo realmente. Noi siamo a Savona, a un'ora e un quarto. Savona, la Pellaro del Nord. Sì, Pellaro del Nord, guardi. Tanta gente al mare, c'è tantissima gente al mare. Mi scusi, ecco. Come va? Bene. E qui al mare. Qui è Savona per lavoro. No, lavoro proprio qua, non è che sono qua a lavorare. Cosa fa? Cosa fa? Guarda, veramente non è che sono venuto, ci abito proprio. Come mai abita proprio qui? Il mondo è tanto grande, lei proprio a Savona è capitato. Purtroppo i miei genitori sono di qua e sono nato qua, non è che posso nascere. Savona è bellissima. È bellissima, sì, però Savona si trova a pochi chilometri, diciamo, da Torino. Sì, ecco. 125 esattamente. Ecco, domani ci sarà, non so se lei... Domani ci sarà Regina Torino. Quindi andiamo a vederla, senz'altro. Vabbè. Senz'altro. Ma andremo in A. Andremo in A sicuramente, penso, no? Ormai sicuro. Fare. Quasi sicuro. Quanti anni è che lavori a Savona? Io ho 15 anni a Savona. Sei salito 15 anni fa perché? Perché aspettavi questo giorno, il 13 giugno del 99. Ma io veramente lo aspettavo da tempo. Lavorare, adesso dai. È arrivato, diciamo così. L'aspettavo da tempo, questa regina in Serie A. Speriamo che rimanga. Torino non è soltanto... grande coro di persone. Torino vuol dire Napoli che fa in montagna. Torino è un dirigibile verso la Spagna. Ci saremmo aspettati tranne che andare in un covo, diciamo, di ultra granati e trovare Carmine. Cosa fai qui? Siamo venuti a trovare i tifosi del Toro. Siamo tutti i giorni, diciamo, al bar di pomeriggio a Reggio. Siamo in un bar che è la stessa cosa, la stessa mentalità. Poi a Reggio e Torino, quindi siamo bene anche qua. Quindi è vero che sono amici, è quello che si dice. Abbiamo un buon rapporto. D'altronde sono stati ospiti nostri al giorno di andata. Certo, questo brucia un po' di più, però cerchiamo di divertirci stasera, domani poi ci pensano i giocatori. Un'amicizia consacrata quando? Ma c'è stato sempre un buon rapporto, fin dagli anni di Bolchi, quando siamo saliti a Torino, mi sembra, al vecchio comunale, che abbiamo perso 3-1 e 2-0. Ci sono stati poi 3 anni, diciamo, ci è cercato da entrambe le parti questo gemellaggio. Grazie a Dio non sono un juventino. E cosa cantavi? Magica? Magica regina, spero che vada. Magica regina, torna in nave insieme a noi. Torino è regina, Torino è regina, andate in nave insieme a noi. Ciao, sei grande. Allora, Luigione, intanto prima
sembra giusto. Lei è tifoso Granata? Sì, vero? Sempre. Ma sti reggini come sono? Quelli? Sono bravi, sono belli. E brava gente. Brava gente. Poi un palermitano come a mio. Che poi è palermitano? Sì. Cosa fa qui a Torino? Lavora? Lavora, sì. È adattato. Bene, come... Mugheri. È Mugheri calabrese. E di quindi di Torino. Torinese, perciò, torinese proprio. No, no, tanto. Non ci sono tanto. Anche se sono 40 anni che sono qua. Lei lavora qui? Sì, qui a Torino. Di fronte al Philadelphia. Parliamo di questo stadio. Il mitico stadio. Il mitico stadio del grande Torino, no? Sì, abbastanza. E anche se io non ho potuto vedere niente, non so proprio la storia, però è una cosa che ci manca tanto. Certo, i tifosi del Toro vorrebbero ristrutturarlo. E tornare a casa. E tornare a casa. Speriamo. Luigione! Siamo arrivati stamattina qua, questi ragazzi ci hanno ospitato, all'andata che abbiamo ospitato noi, sono dei bravi ragazzi, speriamo che domani festeggiamo tutti insieme. E mi fa piacere incontrare un vecchio Ultras Granata, è vero che gli Ultra Granata sono stati il primo club organizzato di tutta Italia? Sì, nel 69, abbiamo fatto il primo club organizzato, sì, è vero. Hai visto che siamo informati, no? Noi abbiamo dato botte in tutta Italia. Sì, dove per esempio? A Roma, a Milano. Vabbè, a Torino non c'è storia. Quando ci vedono, adesso difatti sono andato già a pitturargli le serrande al capo dei Fighters che si chiama Toia, gli abbiamo già scritto stiamo arrivando e loro si sono allargati questi 3 anni che non c'eravamo, adesso chiappano di nuovo mazzoletta, hai capito? Già nei locali non vengono più a Torino. Quindi? Ci temono. Adesso ci temono, è il cuore. Voi siete in A come loro. Chiaro. Come noi forse, non si sa. Sì, sì, guarda, abbiamo fatto di tutto. Io stamattina ho anche parlato con Cravero. Loro non vogliono né Lecce, loro della partita di domani non gliene frega un cazzo. Hai capito? Chiaramente la regina deve fare una gran partita. Cioè, loro giocano, sai, giocano così per giocare, non gliene frega un cazzo. Però non si può neanche fare una cosa che poi fanno i Lecce di sportivo. Sicuramente. Comunque, guarda, abbiamo fatto di tutto, loro sono tranquilli, lo sanno e chissà, vedrai che domani festeggiamo. Ciao vecchio Ultras. Ciao. Ha una bella trasferta, perché sarà la trasferta della vita proprio, Alfredo, quella che noi attendiamo da parecchi anni, dai. Siamo qua a festeggiare, sì, tutto bene con gli amici degli Ultras, però io il mio pensiero è la partita di domani, è la partita della vita. Io ci credo proprio realmente che domani potranno festeggiare tutti a Reggio, e lo dico, mi raccomando, che domani festeggeremo alla grande, noi qua e voi a Reggio. Bocca al lupo per la sua regina. E il lupo è crepato già, speriamo che crepi anche domenica. Siamo saliti su in Piemonte e abbiamo incontrato una bella persona. Come mai qui? Noi siamo sempre quelli contro. Come mai? Noi contro. In Piemonte. La canzone era così. Siamo venuti fino a qua e resteremo. E ci resteremo qua. No! Torneremo! Parli dobbiamo tornare, perché la canzone dice e resteremo. Resteremo vuol dire non. Ma noi non siamo mai andati. No, io guarda, te la devo dire tutta, l'ho detto anche al tuo collega. Io ho avuto un appuntamento con la storia. Cos'è? Quando la bimba, quando ti cerco che fa lo scostumato, perché siamo italiani, non puoi fare lo scostumato, che qua è la scostumatezza e non l'ammetto. Ma lei è salito a Torino per salire? No. Oppure è salito? Io per non restare qua, non è... Sono con, però l'atmosfera non è nostra. Senta, lei che conosce in profondità il Reggino, mi scusi se parlo così, perché ma sono di Torino pure io, no? Ma il Reggino, come il lo Reggino attualmente è confunduto e non capisce. Io che sono uno dei più lucidi, mentre viene 3 giorni prima per tastare la situazione. Niente, lei, qua come situazione. In pratica vuol dire che soffre di eiaculazione precoce. Sì, però no, non può assistere. Mi hanno detto che se non si sbombano di qui a poco scoppiano. No, scoppiano i buretta. Gridi qui a Torino. No, i buretta non capiscono. Ma lei un altro anno tornerà qui a Torino per vedere qualche partita di calcio? Io ho sentito un cameriere che aveva dei problemi come torinista, perché loro vogliono pareggiare all'andata con la Juve, non gli interessa niente, o vincere poi il ritorno e casomai andare a Coppa UEFA. Io guardando il cielo voglio dire... Lo so che non l'ha mai fatta, ma si dice Coppa UEFA. UEFA. Però io guardando
guardando il cielo, e sono convinto, come dicono tutti i monaci, che c'è qualcun altro dietro, gli voglio dire: tutti ti cercano la Coppa UEFA, che cosa, noi ti cerchiamo una sola vocale, vedi che cazzo, perché siamo a Torino, vedi quel, che fare? Cosino vuoi fare, vedi che cosino devi fare, qua siamo da tre giorni che siamo qua. La ringraziamo. Si prego, chiama, si chiama... Demetrio. Demetrio, che passa, Demetrio, un passante. Demetrio, la salute è stata gentilissima. Buona, ringrazio anche a lei. E buona continuazione del suo soggiorno a Torino. No, fino a domani. Vi saluto. La sentiamo in Serie A. Se no restiamo qua nel sotterraneo, qua, non ci muoviamo da qua. Esatto. Perché però non diciamo più niente. Grazie. Io abito qua a Torino, però sono di Reggio pure io. Sì, e mando parla a convenienza, perché sei di cosa della Reggio. No, no. E mando un grande saluto a tutti i reggitani e a Lazzaro in particolare. Lazzaro, sei di Lazzaro. E allora guarda in camera e saluta una persona, una sola, più di tutti. Tutti i miei parenti. Più di tutti. Saluto tutti i miei parenti di Reggio. Soprattutto? Soprattutto i miei cugini. Quella ragazza che chi? Ah, boh. C'è una ragazza, c'è o no? Dava tante, non una sola. Andava, guardate che bello. Scegliere, non puoi scegliere una sola, andava assai. Hai visto, a Torino ci fanno onore. Mi raccomando, si mette il vestito buono per domani. Tana, certo. Si parla con corona, non cacchio un po'.
sparare nella notte sono come sparare, spezzano la noia che c'è fuori. Io invece sono pieno, pieno di campare. Salvami, salvami, yeah. Io ho lasciato un deposito di locomotive per venire a vedere la partita. Non poteva portare una locomotiva in Nuseno che c'è problemi di treni. Cioè, ma è proprio per questo. I due treni sono partiti, quindi porteranno abbastanza un numero abbastanza sostanzioso di tifosi. Lei con quale mezzo è venuto? Con il treno. Come fa il treno? Come fa? Come fa il treno? Come fa il treno? Tutu! Vabbè, siamo arrivati a un passo un'altra volta, speriamo veramente sia la volta. Speriamo di sì, sempre chi stasimo, non è che cangiamo. Però chi stasimo significa andare avanti con un milione. Comunque ce la faremo, ce la faremo. Speriamo anche la disgrazia altrui. Speriamo anche la disgrazia altrui del Torino. No, del Torino, del Lecce. Basta solo la disgrazia del Torino. Vabbè, la disgrazia del Torino non basta pure, c'è anche la mia. Grazie. Ciao. Salvami, Torino perché? Torino, tifi per? Per il Toro. Per il Toro, la domani c'è Torino-Regina. Una partita importante, più per la Regina naturalmente che per il Toro. Sì. Con quale spirito voi tifosi affrontate questa gara? Ma guarda, noi i tre punti alla Regina li possiamo andare tranquillamente, cioè, per farli venire in Serie A va benissimo, per la prima volta va bene. Per la prima volta va bene. Va bene. Allora, facciamo un applauso. Auguri. 1-0 per la Regina e io sono un gran tifoso granata del Toro. Lei è tifoso granata? Sì. 1-0 per la Regina, cioè sì. Tutte e due. No, facciamo 2-1 con un gol di Ferrante, così supera il record. Facciamo 3-2 con due gol di Ferrante. Basta uno, basta uno. Non è che poi segna il Toro e la Regina no, fa no, no, deve segna prima la Regina. Prima due gol la Regina, poi segna al 90esimo Ferrante. Ok, sarai ospite a Reggio Calabria a casa mia per un mese. Fidati, io me lo auguro, io me lo auguro. Forza Regina, va. È morto solo io, pieno di campagne. Salvami. Salvami, e questa strada sembra tutti morti. No, no, no. Oh, Clirigasa, quando vieni non riconosco. La primavera il sarà. Spari nella notte sono come spari, spezzano la noia che c'è fuori. Io invece sono pieno, pieno di campari. Salvami. E domenica mattina si è svegliata già Torino. La, la, la. Buongiorno a tutti, ci avevamo lasciati ieri sera, vi ricordate? Oggi ci rimettiamo con voi, ci rimettiamo perché oggi è la giornata. Oggi è il 13 giugno 1999. Giornata. Sì, infatti noi stiamo andando sotto l'albergo nuovamente della Regina, dove alloggia la Regina, al Jolly Hotel, perché pare sia arrivato uno dei treni Amaranto. Sembra. Andiamo! Guarda che bella sorpresa la vita, quando credevo che fosse finita. Ma siete arrivati o no, quindi? Sì, siamo arrivati. Ma come mai? Una faticaccia per raggiungere qui Torino per una partita così che non ha storia ormai. Come non ha storia? Ormai... Ah, ti senti nella storia tu? La storia siamo noi. La storia siamo noi. Allora? Ma tu sei Napoleone o Cavour? Chi sei? Cavour vuole entrare nella storia. Siamo solo seriati qua. E tu da dove arrivi? Da dove arrivi? Da Lecco. Lecco, mannaggia, Lecco è stata già. Diciamo... Si è salvato il Lecco, è la Regina Chiana. Regina? Sale. Oggi il detto è o il toro dalle corna o a Vaccari. Si muovono. Si dicono, guarda che c'è Francesco, chi sei? Ce ne andiamo in Serie A, Serie A, Serie A, ce ne andiamo. Un appuntamento con la storia. Non potevo mancare. Viremo da sente Napoleone. No, dai. Un appuntamento con lui. Ma parliamo di cose più importanti. Tu sei come emigrato. Funzionano le poste d'Italia? Sono in silenzio stampa. Cioè, una cosa, uno manda una lettera nell'89 e la riceve nel 99. 10 anni. Per una lettera. Eh?
Lei lavora alle poste. Le lettere. Ci sono 10 anni di ritardo per una lettera. Ci stiamo organizzando. Ci stiamo organizzando. L'importante è che arrivi oggi. Sì, ma perché parliamo oggi delle poste e non no, della lettera. Ah, della lettera. La lettera A. La lettera A. Da 10 anni. Della lettera. Mentre lui è un figlio di Bianca, guarda, Isidoro, ormai lo conoscono tutti, Isidoro. Noi siamo cuore, passione, anima, trasgressione. Sono pezzate, dico, come lei mai qui? È in veste di emigrante. Emigrante, certo. Emigrante. Ha portato tutto, le botte, guaccia di melanzane. Sì, ho le cose in borsa. Puzza. Puzza. Allora, l'emigrante, l'emigrante. Come mai? Cosa, a Torino le piace? Bellissimo. Regina? Bellissimo, sì. Le piace di più un po' con la regina? Certo. Ma è venuto così oppure è convinto che ce la facciamo? Ce la facciamo, certo. Oramai è fatto. Ma come mai questo amore nei confronti della regina? Magari forse non... perché rappresenta la Calabria in questo sì, momento. Sì, ma non è soltanto una questione di oggi. Anche in passato sì. I lametini diciamo hanno amato di più la regina sì. Anziché nel il catanzaro. Nel passare del tempo cioè... sì. Perché hanno ritenuto che potrebbe andare in Serie A, si sono incoraggiati e quindi l'hanno seguita di più. Eccolo qui, anche lei a Torino, lei sulla carta non doveva venire, però poi... Siamo qui, atto finale, Serie A, ore 18:30. Ma questo lo dice lei? Lo dice la divinità, la divina provvedenza. Sì, la parola alla regina? Siamo in A, ufficialmente ratificato alle 18:20, alle 18:20, con l'aiuto di Gesù Cristo e di Possanzini. Siamo in Serie A! Ma lei deve stare... Chi non salta Juventino! Chi non salta Juventino! Ma lei era calmo durante la presentazione ufficiale della squadra. È rimasto calmo fino a ieri e adesso si esalta. E ora l'orgasmo è arrivato al punto giusto che siamo alla fine. Ma eravamo all'inizio. Sulla gara dobbiamo andare. Ora è orgasmo amaranto. Chi non salta Juventino, chi non salta Juventino. Come sei arrivato? Attendiamo Coltrano, mi sembra Coltrano, sì. Mi dicono Coltrano. Sei direttamente qua. Da su? No, da giù, direttamente dall'Europa. Ecco, per andare su adesso. Andiamo da giù verso su o da su verso giù? No, da giù verso su, meglio. Da giù verso su, è più sicuro, si sta meglio, diciamo. Certo. Ma quindi alla fine poi siamo arrivati a Torino. Sì che siamo arrivati, siamo in tanti. Ce la stiamo giocando. Ce la giocheremo sul campo. E dal Reggio ieri sera c'era un grande entusiasmo, si sta riconfermando anche a Torino, tanta gente di Reggio. Secondo le previsioni saremo 8.000 dal Reggio più un altro 7.000 qua sparsi Piemonte e Lombardia. Saremo in 15.000, speriamo di gioire tutti. Assieme alla grande. Poi stasera inizierà lo scrutinio, primo si inchianiamo. Speriamo di sì, di essere promossi stasera. Quindi in pratica tu non sei andato a votare per sì. Seguire la regina. Sì. Ma questa non è una cosa bella, comunque non ti fa onore. Vabbè, però per il grande cuore si segue la... L'animo dentro, l'interiore. Il candidato, quello lì che sperava su di te, non salirà. No, no. E chi sale? Penso che salirà la regina. In Serie A. Signor Sindaco, è venuto a prendersi la Serie A, signor Sindaco? È venuto a prendersi la Serie A in questa città? Sono venuto a spingere, a spingere verso la Serie A, sì. Che la Serie A la prendono i calciatori in campo,
festeggiamo insieme comunque. Tutti quelli. Signor Sindaco, qualcuno non ha votato stamattina per essere presente qui al Delle Alpi, ma ci hanno risposto, vabbè, non salirà il mio candidato, però sale la regina che è più importante. Sì, poi il candidato di tutti questa volta. La Serie A cosa significa voi per Reggio? Per noi significa che venderemo qualche lattina di Coca-Cola in più allo stadio. E basta, e basta. Cose normali per noi, cosa volete che sia la Serie A? Ci abbiamo dettato tante volte. Ma signor Sindaco, tutte queste Serie A, la pallavolo, il basket, adesso speriamo il calcio. È la colpa, è proprio loro ci hanno abituati a queste vette, ormai le vertigini non ci vengono più. Tra 2 o 3 anni pretenderemo noi tifosi la Coppa dei Campioni. Vedremo, torna a brillare la stella del sud, siamo noi. Ho letto stamattina che anche la Juve Stabia è candidata alla Serie B. Non possiamo stare in Serie B. No, c'è l'Alzano, la Permana, con tutto il rispetto. Per se non va la Juve Stabia va il Savoia. Un'altra volta dobbiamo tornare qui noi, 2 volte, con la Juve e con il Toro. Poi io devo pure dare qualche punto a Mancini. Non ho detto ad Abramo il sindaco di Catanzaro. Sì, non l'ho raggiunto, troppo giù. Alle 6:20 speriamo di essere tutti cittadini, e lei il primo cittadino di Serie A. La voglia di scendere a calpestare il prato del Delle Alpi per abbracciare tutti quanti. Il prato che fu calpestato da grossi campioni. Non lo so, questo certamente, però è bello invadere il terreno vittoriosamente, eh? Come gli indiani. Non cercheremo scalpi. No, assolutamente. No. Anche perché Scarpi però gioca nel Cagliari. Eroico contro chi voleva un mondo meglio di così. Presidente, ma lei non ha votato. Non ha votato. Spero di votare stasera. Spero di salire. Il suo stasera. Candidato sale stasera, il suo candidato sale stasera. Lo valuteremo alle 18:30. Cosa conta chi? In bocca al lupo per la sua squadra, credo si chiami Regina, mi sembra. La sua regina. Con una finale. Grande, eh? Diciamo di prepotenza. Di prepotenza. Ciao, come ti chiami? Alessio. Alessio, di dove sei? Alessio Ortavilla. E abito? Abiti? A Torino. E tu fai il tifo per? Il Toro. Il Toro. Eppure per? Gina. Io voglio che venga? La regina. In serie? Ah. Di forza? Gina. Alessio, grazie a te e al tuo papà. Tutti voi. Assessore, allora, anche lei, anche lei qui per la storia, naturalmente. Per la storia. Per restare nella storia. Un passo importante. Quindi. È un passo importante, insomma, una grande festa. E, insomma, speriamo che tutto vada bene. Ma... Lei ha votato stamattina. Ho votato stamattina. Ci sono tutte le condizioni perché questo avvenga. Cosa significa Serie A per Reggio Calabria? Significa, insieme alle altre cose, le altre cose dello sport, le altre cose della città, significa la Serie A per la città. Cioè Reggio si propone a livelli nazionali ormai su molti terreni, terreno sportivo, sul terreno culturale, sul terreno sociale, sul terreno del prestigio di una città che risale la china e che non ha più l'immagine di alcuni anni fa. Oggi Reggio è una città rispettata, è una città vista con simpatia da parte di tutti quanti, e questo è importante. Quindi che estate sarà tra l'estate regina e l'estate regina in Serie A? L'estate sarà bella, sarà un'estate di festa
e sarà un'estate che anche dal punto di vista culturale porterà la città in alto. Speriamo che tutto vada bene, facciamo gli scongiuri, ma ci sono tutte le condizioni. Dirigente Colombini, dimmi. Che dobbiamo fare? Vinciamo. Ormai siamo qui, vinciamo. C'è mezza ormai città. Gli ho detto io, quando sono arrivato a Torino adesso, sono sceso all'aereo, adesso scendo la Serie B, allora stasera saliamo da Serie A. Tranquille, senza problemi. Scaramanzie, senza niente, scaramanzie, lo diciamo senza niente. Tranquillamente. Tranquillamente andiamo in Serie A, tranquilli. E si ricorda quando eravamo in C2? Sì, mi ricordo tutti i campi della C2, mi ricordo quando siamo scesi alla B, la prima partita ci hanno mandato a Nola. E io e il presidente abbiamo detto siamo rovinati, a Nola siamo rovinati. La partita si poteva vedere all'esterno. Ma lei si vede al delle Alpi, lei al delle Alpi. Sì. Ma no, come va? Queste facce. Leggiamo, ci abituiamo, cerchiamo di abituarci. Crepi il lupo. Per una grande festa, naturalmente. Speriamo, ci auguriamo. A questo punto non conviene nemmeno a loro, insomma, mettere certo, i bastoni certo. Tra le ruote. Lasciare 10.000 persone sparse e tristi. Tristi qua, in una cittadina che è abbastanza simpatica, almeno da quello che si vede. Simpatica. Reggio è più bella. Dai. Sì, Reggio c'è il mare, è eccezionale. Il mare non può mancare in una città, perché altrimenti non è una città per noi che siamo abituati al mare. Ma ce la facciamo o no? Ce la faremo. Se no pesati. Se no pesati. We'll be right back.
faccia e dimmi che è vero. I say, you say, ognuno nei suoi giorni, ma io e te ci incontriamo nella mente e nessuno ci sente. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi. Senti Piero, anche tu sei venuto fino a Torino per seguire questa magica regina. Reggio Calabria è stata sì, lunga. Sì, abbiamo fatto una grande trasferta, siamo in 6.000 e cercheremo di portare a casa, siamo 8.000, vi dicono dalla regia, siamo 10.000, siamo 18.000, siamo tanti e cercheremo di portare 20.000. Questa squadra in Serie B, senti, no, in Serie A. Serie A, senti, anche per dovere di ospitalità, potevate cambiarli i colori per una giornata? Ci abbiamo provato ma non siamo riusciti in tempi brevi a farlo. Differenze sostanziali tra il gioco tattico-tecnico di Bolchi e quello di Pippo Baudo, secondo te, cosa hanno in comune? Ma credo che abbiano quel professionismo, quel modo di stare in scena che li rende unici. Senti, ci porti con te in Serie A o no? Beh, io vi porto con un taxi, perché adesso ho appena preso una patente, vi porto col taxi. Possiamo darti un bacio? Non sulla bocca. No. Ecco. Ciao, grazie. Caso nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi mi scoppia il cuore. E allora resta, resta con me. Oh, resta, resta con me. Sì, resta, resta con me. Resta, resta con me. E sul mio cuore. Io e te ci incontriamo nella mente e nessuno ci sente. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi mi scoppia il cuore. E allora resta, resta con me. Oh, resta, resta con me. Sì, resta, resta con me, resta, resta con me, qui sul mio cuore. Vorrei, vorrei, essere nel tuo passato, chissà se mi avresti cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, se vicini per caso, nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Oh, oh, oh. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi mi scoppia il cuore. E allora resta, resta con me. Oh, resta, resta con me. Sì, resta, resta con me. Tu sei ognuno nei suoi giorni, ma io e te ci incontriamo nella notte, nessuno ci sente. Ci vuol tanto per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi mi scoppia il cuore. E allora resta, resta con me. Oh, resta, resta con me. Sì, resta, resta con me.
resta con me qui sul mio cuore. Chissà se mi avresti cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, e se vicini per caso, nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudo gli occhi mi scoppia il cuore. E allora resta, resta con me. Oh, resta, resta con me. Sì, resta, resta con me. Resta, resta con me e sul mio cuore. Basta, non mi sopporto più. Sei in tribuna. Che è successo? No, non mi interessa, dai. Chi ce lo doveva dire? Il gol della vittoria, il gol della Serie A, lo segna cazzo, Tonino Martino. Tu ci credevi, oh, ma che questo scarpone, ragazzi. No, segnassi tu, no, non ce l'avrei. Oh, il lupo, il lupo. E quindi adesso che facciamo? Adesso, sì, raga, posso ripetere una bordata fuori aria? No, no, niente, godiamoci sta vittoria, quindi mi avete rotto le scale tutto l'anno, adesso... Dai, ho imparato pure tu, mo. No, questa è l'esclusiva mia, Vabbè, adesso è Serie A. Serie A, quindi, mo andiamo a Reggio, lì, è una festa completa. Voi partite con l'aereo, noi in macchina. Giusto. Andiamo fra 30 adesso ore. Si rompe, un'altra volta... No! Io voglio il pezzo. Lo so, lo sai, la mente è Serie A. No. Sì, ma il TAL non si è acceso ancora. No, no, è acceso. Si è acceso il TAL. Sì. Commento a caldissimo. Commento a caldissimo. Quello che ho detto prima ad altri giovani, ma non c'eravamo noi, quindi lo ripeto. Forse io rispetto a voi, per il semplice motivo che ho qualche anno in più di età, l'ho attesa di più questa Serie A. E mi ritengo fortunato perché ho fatto tutta la trafila, la C2, la quarta serie, e quindi sono veramente commosso, soddisfatto e contento per noi che abbiamo lavorato per la Regina, per la società, per la gente, la Regina in Serie A per la prima volta è qualcosa di bello, qualcosa di fantastico, quindi ci vorrebbe proprio una battuta. Cioè il tiro di Martino, che a mio avviso è stato a scuggere Ferriari, ecco. Cioè, e poi diciamolo chiaramente, adesso con Inter, Juventus e Milan non c'è niente. Beh, con questi forse la squadra non esce come batto un Milan, ma sì. Ciao. Direttore, abbiamo vinto il Giro d'Italia. Giro d'Italia, giriamo un giro d'Italia lunghissimo e difficilissimo, però un Giro d'Italia che abbiamo vinto. Domani possiamo indossare la maglia rosa. È stato tutt'altro che facile, però ce l'abbiamo fatta. È la vittoria della città, che insieme a noi ci ha sempre creduto in questo traguardo. È la vittoria della società, ma è la vittoria di questi calciatori che sono stati professionisti eccezionali e uomini veri, lo ribadisco, uomini veri. È la vittoria di Bruno Bolchi, mi ripeto, l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. È la vittoria di tutti i tifosi, dei tifosi veri, che insieme a noi hanno iniziato
34 battaglie fa questo giro, e anche loro sono stati determinanti. Abbiamo vinto tutti, ma solamente quelli che hanno creduto in questo, solo gli uomini veri hanno vinto, non altri. Direttore, fra un mese c'è Tour de France. Lo facciamo, no? Adesso lasciateci riposare. Però il Tour de France è più in salita, più salita. Milan, Ronaldo. Però ci pensate, io se ci penso... Ancora, se ci penso mi viene la pelle d'oca. Per ora forse è giusto godersi tutti insieme questa grande vittoria. È una vittoria che viene da lontano, credetemi, da molto lontano. È un presidente di questa società che 8 anni fa si era posto degli obiettivi, non li aveva mai dichiarati, e credetemi, è riuscito a raggiungerli tutti con sacrifici che forse nemmeno io conosco. Ha battagliato, però alla fine è stato un artefice che ha... So perché è felice lui, lo so, è felice perché ha dato, insieme a tutti gli altri, alla città di Reggio Calabria, ha dato la Serie A. Un bacio alla delegata. Oh, grande! Presidente, noi scherzavamo, lei ci ha creduto e poi alla fine ci ha regalato la Serie A. Adesso abbiamo un po' paura, questi grandi... No, adesso siamo bagnati, la Serie A, eccola qua, pa. Eccola qua, con un sorriso naturalmente. La Serie sì, A con un sorriso, con l'amore, con tutta la voglia di chi ha lavorato, di un gruppo eccezionale che veramente ha dato tanto a questa azienda. Presidente, adesso abbiamo un articolo per gli allegnati. Legnato. Ma adesso vale anche di più lui, cioè. Adesso viene Ronaldo, guarda. Pronto? Lasciamo il presidente, lo riprendiamo dopo. Lasciamo il presidente. E allora, Fabio? Avete visto che ce l'abbiamo fatta? Adesso ci lasciate. Della regina. Il giro del toro, guarda un po'. Adesso che fai? Adesso cosa facciamo? Adesso ci per 2 mesi non facciamo niente. Mare, mare, sole, moglie e figlio. E poi dopo. Non hai ancora figli? No. Quanti ne vuoi fare? No, non so. 15 come cosa. 15 figli. No, scherzo. E poi dopo comincia un altro anno. E il giovedì veniamo quelli, noi. Quelli proprio il giovedì venite voi di nuovo a portare sfiga, insomma, tutta una bella cosa. Tonino Valchino e via. Ragazzi, noi dove andiamo contenti a festeggiare stasera? A Reggio. Dove andiamo? Come a Reggio? A Reggio. No, venite con noi in macchina. No, sarebbe bello, cazzo. Però arriviamo venerdì di sto passo, che ci fermiamo ogni bar. Sento il cuore più forte di questo. Vieni qua. Sigarette mai spente. Parlano tutti. Paolo Ziliani, una Serie A voluta dagli altri, tu hai cercato in tutti i modi di non arrivarci mai a sì, questa perché Serie A. Non volevo andare in Serie A, non volevo andare in Serie A, allora purtroppo ci siamo andati, ci siamo. Comunque volevo dirvi una cosa, chi non salta è interista, chi non salta è interista. Senza più corpo né prima. Allora, la regina in Serie A. Visto che avete rotto le scatole per tutto l'anno, allora sì, andiamo. Allora, la regina in Serie A. Ma la regina in Serie A è tutti, io vorrei fare gli auguri a Tonino Martino, che ha festeggiato il compleanno con un gran gol. Grazie Tonino. Grazie, Martino, Tonino, che ci hai portato in Serie A. Allora, la regina in Serie A. Allora, signori, qui abbiamo i protagonisti. Allora, bella. Allora, qui... Sei l'immensa paura che tu sia mio. Allora, se vi date un bacio,
aria. Piove, piove. Allora, se vi date un bacio in bocca, ci salviamo il prossimo anno in Serie A. No! Vincevamo, già avevamo 6 punti e quindi stavamo lo stesso in Serie A. Allora vincio. Allora sì. Ci credi? Io non ci credo ancora. Adesso ci dobbiamo credere, è fatta, ancora non ci credi. Eh no, perché ho paura sempre di giocare in casa e di pareggiare 0-0. Ormai le partite sono finite, meno male. Quindi niente, oggi era l'ultima e godiamoci questa Serie A. E per domenica prossima a San Siro quest'Inter fa paura. Lo so, lo sai. Senta, mi scusi. auguri. E allora, come si sente in Serie A? Ancora non sono d'accordo. Allora, com'è questa sensazione? In quest'attimo bellissimo. Sì. Iniziamo ad aprire gli occhi domani e vedere per il futuro. Esatto, quando penseremo l'Inter, l'Inter, il Milan, là ci fa male la testa. Grazie. Io non sto mangiando da 3 giorni e 3 notti per voi, io non sto dormendo. Noi mangiamo adesso perché mi sa che non mangeremo per un paio di giorni, quindi mangiamo 2 panini ora perché poi sarà carnevale per un anno. Jack, Vieri, Ronaldo, la coppia d'attacco. C'è la sugano. Una Serie A. Come è stata bella veramente, io non me l'aspetto. Sì. Giacchetta in Serie A. Ma dai, giacchetta. Questa è una risposta a tutti quelli che mi hanno sempre rotto le palle per 8 anni. Questi cazzi per i Pumba, fammi no. Ora fate quello che volete. Al confine del mare, sento il cuore. Chistisimu in Serie A. E chistisimu in Serie A. Anche se chistisimu per noi era un insulto. Beh, ora ve lo dico. Sì, chistisimu anticamente era chistisimu. Cioè... Esatto, l'origine, il senso di questa frase era questo qui. Era sminuire il nostro valore, quindi. Noi siamo contenti di aver vinto anche per dare una risposta all'inventore di questa frase. Lo so, lo sai, la mente vola. E chistisimu con ironia, noi andiamo avanti. Eccolo qua, vuoi parlare o no almeno adesso a fine partita in Serie A, Ugo Napolitano. Ugo, ci credevi? Io sì. Guardando te no, però noi siamo i più forti. Noi siamo i più forti. Fate che trio, va, Trio Napoli, noi siamo i più forti. Panghinani. Senti Ugo, una vittoria voluta a tutti i costi. Sì, alla fine ci siamo riusciti. Credo che lo meritavamo con nessuno ci ha regalato neanche. Con un curicula. La passione vive. Sei l'immensa paura che tu non sia mia. Stavi dicendo prima, mi hai gridato una frase, però non ho sentito. Intanto ti do i complimenti e ti faccio gli auguri, perché credo che poi questo sia stato l'anno veramente di Fabio Di Sole. Sì, un anno bello, bellissimo. Ho iniziato male, però devo dire grazie a me stesso che ci ho sempre creduto. Veramente grazie a me stesso, alla società anche che ha creduto in me e sicuramente a nessun altro, perché ho avuto le difficoltà e una parte del pubblico giustamente o non giustamente mi aveva anche criticato aspramente, ho avuto la forza di rimboccarmi le maniche e oggi sono qua a gioire per un successo veramente che ho sempre e solo sognato. Oggi infatti era...
era un giorno importante, l'abbiamo fatto diventare storia e sono contento che nella storia ci sia anche il nome di Fabio Di Sole, perché è cresciuto in questa società e mi sento regino a tutti gli effetti. Grazie Fabio. Presidente, è vero. Oggi si è chiamato Foti, da stasera Fotia. Fotia. Questa chiama, ma voi mi massacrate. Fotia, è bello, un po' di colla. Con una grande, grande, grande. La Coppa UEFA a questo punto ci deve portare in UEFA. Sta con noi, direttore. Pensiero soltanto, dottore. Un pensiero d'amore. Questa volta non ha preso il cuore nessuno. Ma comunque devo dire una cosa. Nonostante la felicità, vale sempre un striscione chi tu, con un bolle mi sciorba, con un buliva mi sciorba. Senza più corpo né brillo. Mussolino salta con noi, Mussolino salta con noi. È serio, serio, andiamoci piano, non è inutile prendersi perché è una vittoria. No, l'effetto dell'arbitro. Hai visto? Sì, vabbè, ma io temo la partita in casa, ormai la regina ci fa temere, domenica prossima possiamo anche domenica prossima. Sei il mistero profondo, la passione vive. Allora Massimo Campo, sei salito in Serie A? Auguri, come ti senti in Serie A? Mi sento, ancora non mi rendo conto, però è una gioia immensa. Un regino poi con la regina in Serie A. Apposta, per me è doppia soddisfazione, per, come calciatore ma soprattutto come tifoso. E non sono parole per spiegarlo, dovete parlare voi, voi dovete dire. E noi che cosa dobbiamo dire? È un anno che parliamo. È un anno che troviamo le panchiste allora, e veniamo. Serie A! Serie A! Siamo andati in Serie A! Abbiamo il dottore Scopelliti, anche lui promosso in Serie A. Come si sente essere salvato? Ecco, noi siamo contenti. È contento lei? Ma veramente l'intervista sera l'abbiamo fatta prima, questa è semiseria perché voi due siete... E lei è due... ottimista dicendo che è semiseria? No, Però Peppe, l'hai vissuta da ultras oppure l'hai vissuta da uomo importante? Questa è la sciarpa, se la ricordate, di quando avevo 18 anni. L'ho ripresa dopo forse più di 7-8 anni. L'ho rispolverata, come si vuol dire, per questo grande avvenimento, una grande vittoria. E non so cosa dire perché... Cosa dire? Ai nostri tempi, cioè 15-20 anni fa, quando eravamo piccolissimi, noi la Serie A non ci pensavamo neppure. Noi facevamo le grandi cose, se ti ricordi, contro il Benevento. Partite contro il Campobasso. Il Matera, il Campobasso, riempivamo lo stadio, le grandi coreografie, perché eravamo lì per arrivare tra le prime 4-5 posizioni del C1 e quindi ambire alla promozione. E sistematicamente si arrivava a quinti. Quindi. Cioè veniva o il Catania oppure il Benevento, come hai ricordato tu. E adesso arriveremo quinti, però arriverà la Lazio, l'Inter. Adesso è veramente un'altra cosa. Bisogna cominciare a pensare diversamente, perché non è facile crederci comunque, no? Nel senso,
pensare che da settembre avremo le più grandi squadre del campionato italiano e che abbiamo raggiunto la Serie A. Certo, voglio dire, cioè sì, dobbiamo temere squadre come la Juventus, il Milan, l'Inter, perderemo magari a Torino stasera, però il Piacenza che ci deve. Se rimane Bolchi pareggeremo a Torino con la Juventus. Noi il siamo... Piacenza, il Bari, aiutami. Il Piacenza e il Bari, il Verona stesso. Il Torino stesso. Ma noi abbiamo Jack, abbiamo una garanzia, Jack. Abbiamo Jack, il nostro capitano che ci garantisce in tutto. E poi dimmi. No, ti stavo dicendo grazie Peppe, mi sembra che avevi finito. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta ci vuole ancora? Quanto ci vuole per cosa? Per arrivare a casa, sono stanco, sono veramente stanco, sfinito. Ancora almeno 9-10 ore. Mamma mia, è lunga, però è una bella soddisfazione. È bellissimo, siamo i primi a leggere Gazzetta del Sud, la regina in Serie A, è stupendo. Però guarda la casella degli acquisti, guarda, ancora l'unica squadra senza aver comprato nessuno è la regina. È vero, siamo saliti già da quasi 12 ore, ancora... Potevano fare qualcosa, sempre alle solite, siamo sempre alle solite, in Serie C, o in Serie B, o in Serie A, sempre alle solite. Pensa ai palazzi. E ai negozi, solo da corso. Non ci vogliono dare soddisfazioni, evidentemente, una città come Reggio Calabria. Non bonnuire in Coppa UEFA. Hai ragione, non bonnuire. Sì, forever, non ci lasceremo più, è così together. Faccio quello che vuoi tu, le tue mani sul mio petto, stringi forte, ma perché vuoi rubarmi l'anima? È tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo. Che ci fa sentire quello che non hai sentito mai, che ci fa vedere quel che non hai visto mai. Sì, forever, fra il giorno e la notte, è così together, fra la vita e la morte, le tue mani sul mio cuore, la tua voce dentro me, vuoi rubarmi l'anima? È tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, sì, tempo d'amore che ci fa sentire quello che non hai sentito mai, che ci fa vedere quel che non hai visto mai.